Ma scusa, mando cazzo stamane, ritorna indietro. No, raga, mi sono già incagliata qua prima, Mi sono già incagliata. Piano! Olle! Ma cazzo ne sapete come si portano i camion? Ma che ne sapete? Ma che ne sapete voi? Di come si portano i camion? Un po' più avanti, zì. Ma raga, c'ha, veramente c'ha dei sensori sto volante che fanno volà. Buoname il cancello. Oh, c'è Mario là! Bella Mario! Salutami tu moglie, Chicco! Oh, ya schiaffiamo qua. Ma raga, va. Cioè, a me me va. Ho provato prima, va tutto bene. Salutami tu moglie. Vabbè, i pupi, no? Si dice. C'è Mario. Va bene a me, raga. Ciao, Loca. Ciao, bella. Ciao, Ivan. No, ma che mica sono un monnezzaro, sono camionista. Guarda che bel camion, no, ma guarda che bello il camion. Guarda che è affascinante il camion, cioè non scherziamo, guarda che si è disposto. Ah, Chicco, vieni qua che te do una pizza, Ondra Urtasci. Così si fa, Roma. Si è affacciato adesso. Si affaccia. E mo casonato canta. Non vedo le lattine vuote, la busta di snack, perché sono una persona, no, sono una persona pulita, sta tutto qua dentro, sta. Questa è da grip, Vabbè raga, niente, cioè aspettiamo un attimo che Sara riesce. Questa è da grip. Fa sempre ride, fa sempre ride, fa sempre ride. Sei impazzita da streamer? Come? Mi sto calando una parte. Poi così poi col mouse puoi cambiare la cosa. No, raga, veramente, cioè, è magia sto coso. È magia vera. Johnny. È quasi magia, Johnny. Riprova di nuovo, Johnny. E come sempre riuscirai. Oddio, si ribarte il camion. T'ha posto, sì, dietro? Libellula, cazzo trasporto qua. Oh, rimettiamosi in carreggiata, va. Ecco qui. Olle. Classica canzone da camionista. Notte. No, aspetta, c'è un'altra. Roma non fa la stupida stasera. Apri Alfredo, che pure oggi tocca a lavorare qua. Ma sto coso con VR sarebbe top, cazzo davvero. Dai una mano a faglie di desì. Oh, pure le buche si sentono sul volante. Ma che cazzo stai dicendo? Prendi tutte le stelle, più brillarelle che c'hai, e pizzico de luna tutta per noi. Guarda. Il clacson come si suona? Come si suona il clacson? Sapete come si suona? Non voglio toccare cose che fai sminchio tutto. Ciao, Taiga! No, non posso pigià. Non posso pigià. Devo stare attenta, raga, perché qua mi impenno col camion. Oddio. E curve sono un problema, perché sto cazzo di camion è proprio grosso. Però, raga, vi giuro che se porta troppo bene, pare che sta a portare la macchina sul serio, cioè... È imbarazzante sta cosa. È imbarazzante. Su tasti lo posso sistemare. Riva, a me tutto bene. Dicono che Sara c'ha dei problemi. Ti risulta risolto? È H, ma io H lo posso settare qua. Ok, vabbè, lasciamo qua. Non voglio fare cose. Ora entra su Discord, perfetto. Andiamo a Torino? Ah, perché sono a partire da Milano, sapete? Fai senti che è quasi primavera.
Dai, le meglio grilli. Per fa cri cri. Ma ci sta velocità? Delle stelle. C'è il calendario Pirelli con le donne zozze dietro, lo so. Sì. Oh, buono, che cacchio. Ah, fantastica. Aspetta che c'è sta una tizia qua, moglie sonamo. A chicca, ma che sei cascata dalle stelle? Abbiamo suonata la signorina. Chi è? Chi è? Cioè, vi giuro, adesso io Franco vado adesso metto pausa alla sala live, vado a casa di Franco e do un pizzone. Oh, ok, ok. Ma, non, ma se metto mi tagli 8 volte, ma io che ne so che cosa vuoi, Franco, dalla mia vita. Oh. Sarina? Per questa live su Eurotrack. Chiara! Sarina! Ciao! Allora, aspetta che metto che ti sento anche loro. Ok. Eccoti, vai. Precisa. Allora, io da qui stavo ritestando il gioco, ma io l'avevo già... Ah, no, ma sì, anch'io. No, io più che altro pensavo di aver attaccato tutto col volante, invece ma doveva essere configurato. Ah, sì, un pochettino sì. Sì. Però sì, è abbastanza facile. Pronta. Sì, okay. Sì, sì, no, no, ma infatti... E dovevo semplicemente installare il G-Hub. Beh, ah, ok, ok, sì, perfetto. E allora, sto aprendo, riaprendo il gioco prima si è chiuso. Dobbiamo farlo online. Sì, credo okay. Di sì. Sei pronta per questa traversata incredibile, Sara? Mamma mia, prontissima, che re. Lo sai che non lo so mai giocato, è sempre stato il mio sogno giocare a Eurotrack. Sì. Sì? No, vabbè. Io sì, io l'avevo già portato in live, ragazzi. Bellissimo. Okay, allora, io sono sulla home. Dobbiamo fare online, mi diceva Riva. Online? Ma non dobbiamo prima. Perché qua dice che in realtà prima dovevamo fare la carriera. Ah, sì? Io no, perché non so se possiamo giocare. Cioè, non so se effettivamente lo possiamo fare insieme. Io ho anche gli occhiali da sole perché... So, allora, tu so che sei camionista proprio stile boscaiola. Sì, sì. Io ho fatto la camionista metallare. Sì, invece, l'ho visto, con l'ho visto. Il guantino da tamarra, cioè sono proprio... No? Bellissimo, si è vista. Come, non la sentite più? Come si può fare? Qualcuno lo sa? No, no, è online pure. Si può fare online. Per giocare insieme dovete avere almeno un camion di proprietà vostra. Vabbè, rip allora. Come facciamo? Infatti, dobbiamo prima fare la missione. Quando ho messo la musica, ma non ho toccato niente, raga. Quindi devo continuare. Devo continuare. Come compriamo? Non c'è una lira, Videl. Compriamo. Aspetta, faccio così. E dicono che non ti sentono più. Quindi facciamo. Così. Ok, prova a parlare un attimo, Chiara. Sara. No. Niente? Vabbè, allora io sto andando a consegnare, cioè, il camion è qui in mezzo alla strada, sto andando a consegnare una roba. Tanto nel frattempo mi sono immedesimato, ho cominciato a suonare. Ma si era abbassato il volume, niente. Si era automaticamente abbassato il volume a casissimo da Twitch, sì. OBS, ma senza un motivo. Ma si possono fare gli incidenti su sto gioco, secondo voi? Penso di sì. Aiuto! Ehi. Io sto a Torino. Allora, esatto, dobbiamo prima recuperare il camion. Perché a me ha detto che dobbiamo fare una missione. Cioè, prima dobbiamo... A me ha dato una missione dove devo fare l'autotrasportatore dipendente. Ok. Allora, vabbè, io sono arrivata quasi, quindi in realtà... Hai già fatto? No, sì, sono arrivata adesso al primo obiettivo, però. Perché l'avevo iniziato stamattina, ma è brevissimo, okay. Tragitto piccolissimo. Okay, okay. Allora vado, io parto qua, perché... Sì, parti. Devo fare il primo obiettivo, invece. Ok, premi il tasto seguente per gestire la consegna invio, ok. Vai. Ma vedi che non l'ho mai fatto, distribuzione dei rimorchi. Esatto, pronti per... Adesso dovrebbe, vai, adesso mi va anche il volante, quindi procedi preciso. All'area di scarico, di allora. La bandierina rossa sulla mappa, quindi è avanti. Ok.
Ma che devo fare retromarcia? Che tu sappia devo fare retromarcia? Sì, c'è, c'è anche la retro. Allora, tipo, io prima ero andata troppo avanti, quindi adesso vado in retro. Devo andare retro poi... qua? Porca miseria, ragazzi. Metto la prima. Io che ben dritta. Ma io aspetta, gli occhiali da sole li metto quando effettivamente vado fast. Hai ragione, io pure ce l'ho qua, l'ho già messi. Sì. L'occhiale da sole deve essere il plus per quando siamo forti. Ok, vai. Sì, ma Dio, proprio. Perché mi metti ancora la retro? Oh, vado addosso al camion. Ah, così, niente. Ma prima... Niente, beh, vai ancora di retro, ma perché? Ok, sto andando seconda. Ufficialmente... Ma what? Ah! Ma mi ha messo le marce al contrario! Ok, va bene. Allora, le ho impastate al contrario. Sì, io le ho impastate. Le ho impastate prima. E mi apre qua sto signore, ma dai, c'è l'ansia, qua mi schianto. No, ma io qua mi sto per schiantare, Sara, cioè non lo so che sto facendo. Io volevo personalizzare il camion più che altro. Aiuto. Un solo specchietto. Mi sa allora, che ci sono altri visuali qua, dice. Trova quella che più ti aggrada. Ok. Ah, guarda. Oh! Nice. Che hai trovato? Però in terza persona, niente. Ho trovato la terza persona, però. No, no, il volante non è duro. No, no. Va da Dio. No, è bellissimo. La puoi settare, la... Bellissimo. Cioè, avevo già giocato io a Eurotrack, ma mai col volante. No, è una, cioè, una cosa col proprio... Col volante spettacolare. Io non so cosa sta facendo il mio camion, ragazzi. Ma come... Ok. Ma come ha fatto il mio camion a essere così? Ok, spero di... Ah, ma è vicinissimo, hai ragione. Cioè, è tipo qua di fianco. Cioè, potevo portarglielo a piedi, praticamente. Ma come cazzo... Ma come cazzo sto a guidare, cara? Vabbè, aiuto proprio. No, Sara, tu hai tutto il camion storto, cioè, come cazzo... Ok, vai. Andata, prima consegna fatta, fra un po'. Ma io sto a L, Sara, io non so fare la retromarcia, c'è un problema. La retromarcia devi scalare. Sì, l'ho scalata, ma su tutto il camion storto, no. Cioè, faccio schifo. Ah, ma mi sa che vuole che lo metta dritto anch'io. Solo che c'è un signore qua, non lo vorrei investire. Ok, va, è dritto così, no, dai. No, lo vedi? No, non è dritto, no, è stortissimo. Post, fammi capire. Ok, no, decisamente è storto. No, boh. Questa cosa. No, questa aspetta, cosa. Questo signore sta rischiando la vita. Devo premere invio? Ah, ok. Ok. Non so più è cosa tempo sto di effettuare facendo. La prima consegna. Ok. Non so capace. Vai. No, ci scusate, siamo. Raga, ma guarda che non è come portare la macchina in real life, cioè è diverso, ragazzi, abbiate pazienza. È sempre a disposizione il navigatore proprio. Satellitare, vedi? Alterna gli specchietti allora, retrovisori. Allora, in teoria, ora... Sexy. Dovrei andare così. Ok. Io sono arrivata, perché mi basta. Va dall'altra parte? Io sono arrivata, basta. È andata. Che pausa. Pausa e riavvia il gioco, F1. Perfetto, vai. Basta, sono arrivata. Signore, si sposti! Devo fare una consegna! Per saltare le consegne, premere le manovre, premere invio. Invio. Vabbè, ma sto signore c'è cioè, proprio... Va bene, se lei, eccellente. Se lei non ha paura di rischiare la sua vita... Ci hai messo un quarto d'ora, cioè... Ma magari scusami, non... ma mi dice che lo devo portare qui. E io l'ho portato, basta, no? Signore? Metti la prima. Ah, forse mi devo girare. Scegli il tuo prossimo lavoro. Ma bisogna ah, fare no, qua, no, guarda, Sara. Era lì, era lì, era lì, era giusto. Io sto facendo ancora la prima consegna. Ok, perché dopo ti dà offerte di lavoro, mappa, convogli. Ecco, R1. Oddio, ma non è che questo? Ecco, vai, invio. Pensavo può variare durante il gioco online. Eccolo. Lo parcheggio dove vuoi. Infatti, raga, giochiamo a tutto, pure a Gran Turismo. Cioè, sto volante ci fai dei qualsiasi. Sì, cose. Sì, ma infatti su questo su Gran Turismo secondo me è spettacolare. No, ma lo sai che cosa mi hanno proposto? Di fare una run, diciamo, tra virgolette, su Elden Ring col volante. No, vabbè, sarebbe spaziale. Sì. Sarebbe bellissimo. Esperienza di gioco online. È questo. C'ho pure i pedali, sì, c'ho i pedali, è bellissimo.
ho capito che il rimorchio è storto. Ah, vabbè, Sara, mi sa che puoi fare solo la prima, poi andiamo ai convogli. A fretta. Ok, allora aspettiamo che Sara finisce la prima. Ok, vai, ho fatto. Ok. Mi hai detto che avevo fretta. C'era il rimorchio in orizzontale. Questo è il tuo quartier generale. Molto bene. Posso, è un grande garage, piuttosto modesto. Potrebbe sembrare, non sembrare molto bello, ma è un buon inizio. E come l'hai chiamata l'azienda? La mia è la Ginepri Spa S.p.A. Allora, la mia non mi ricordo, mi pare Codo Track S.N.C. Oddio, come si chiama? Non mi ricordo. Allora, non mi ricordo come si chiama la mia. Dovrei vederlo di qua, forse. Vediamo. Io intanto accetto qualche richiesta di lavoro. Ma che figata! No, vabbè, ma io mi ci chiudo. No, c'è, è da bellissimo. Farmare. C'è da farmare, mi ci chiudo. Eccolo, Codomo, carriera. Vai, parto dai radiatori. Un'ora e 25, parto lunedì dal 1. Consegna prevista entro lunedì alle 19. Mi danno 3.980 euro. Vai, Parigi. Da Parigi. È vicino, dai, si può fare. Accetta il lavoro. Quanti chilometri sono? Aspetta. Opzioni. Vai, facciamo musica, questa. Sì, la musica è alta. Tu dove sei? Io sono in Francia, ho deciso di essere... Ah, in Francia? Io sono un autista francese. Ci sta, ci sta. Mi piace la scelta. Sì. Volevo provare a fare questa cosa dell'online, che era convogli. Ah, perché volevi provare a fare un convoglio noi due? Sì. Unisciti a un convoglio oppure host convoglio. Ah, ah, perché dobbiamo... dici che se hosti il convoglio poi possiamo andare insieme? Mi sa di sì. Sì. Dobbiamo provare. Non io... Scusa, io rido perché nel frattempo sto tentando. Oddio. Allora, guardiamo, destra, sinistra. Cosa succede? Signore, non si so sposti. Se c'è sto signore che, porca miseria, in mezzo alle balle. Signore! Sì, l'hai scaricati tutti? No. Allora, signore, lei lì rischia la vita, eh. Cioè, veda lei, veda dovete lei. Dovete avere tutti i DLC, dicono. Effettivamente, no. Con il camion, le curve vanno prese più larghe. Allora, quindi, aspetta, sono i paletti. Ci sono dei palettini. Ok, ci giriamo per bene e riproviamo. Password. Pipipi. No, infatti, è un camion, non una macchina, quindi dobbiamo prenderla larghissima. Culo. Ecco qua. Ciao. E vabbè, sono... ma sti paletti, raga, sono... Codomo. Allora, io vorrei guardare a destra e a sinistra, però se mi giro è un casino. Okay. Solo amici Steam. Noi siamo amiche su Steam, vero, Sara? Sì, certo, okay. Sì, abbiamo giocato altro roba. Infatti. Ecco, vai. Mi avvio. Ho la precedenza, signore. Allora, Sara, vuoi provare? Successo, sì. Sei in un convoglio. Tassi di comunicazione. Certo, dovrei aver fatto un mio convoglio... che si chiama Codomo con la K maiuscola, okay. E la password è culo, lo stesso che ci avevamo. Va bene, arrivo, guarda, faccio, sì, questa consegna, vai, in questo, okay, paesino francese che hanno bisogno del fromage, se no non possono avere la colazione con i croissant. Ah, vedi, sessione Codomo, okay. È rosso, ti hanno inchiodata. Tipo il rimorchio. Oh, verde, non, vai, ce l'ho i DLC, raga. Parte. Let's go. Vai, la prima. Mettiamo la seconda. Ciao, caro. Perfetto, vai in seconda. Anche qui possono invadere, non credo. Terza, vai. Mamma mia, guarda che sporti. Aspetta un attimo. La consegna dura un'ora. Tre ore. Come tre ore? Ma io ho scelto una consegna che durava un'ora. Ma dura tre ore davvero? Cioè, in real life? Cioè, proprio, no. Potrebbe essere, perché se è come gli altri simulatori, sì. Dici? Potrebbe essere, sì. Sì? No, potrebbe, dai, potrebbe, no. Quello di volo... No, dicono, sì, che non è vero, no, che non dura tre ore. Ok, magari in prima non era il caso, mettiamo la seconda. Con calma. Ma no, dai, non durerà tre davvero ore, tre sono ore. Tre ore. Non sono tre ore reali, dicono. Ma no. Sì, il gioco non è in real life. Ah, ok. Eh sì, raga, cioè uno per fare una consegna ci mette una giornata allora intera. Va, allora, vieni. E allora diventa davvero... Magari c'è anche la parte real life dove davvero ci metti... Ma allora a quel punto dico, me ne farò davvero real.
Posso entrare nel convoglio? No, ma la pena so quello che sto facendo, ragazzi. Potete fare quello che volete, ma... Allora, qui c'è un camion che si chiama Spinelli. Un cane? Un camion. Ah, un camion. Il cane Spinelli. Il mio prossimo camion lo chiamerò Spinelli, Sara. Spinelli. Più che altro stavo cercando di capire chi era, come sapessi il nome del cane. Cioè, chi te l'avesse detto. Era già partito il filmone. Esatto, no, è tipo, no, sai, mi ha investito il cane, si chiamava Spinelli. Bastardo, risarcimento. Allora, se Spinelli fosse... era un barboncino molto buono. In realtà diventa un lavoro, davvero. Ha preso il sumatore dei voli che faceva effettivamente la tratta. Guarda, io finché non mi sento confident non metto gli occhiali da sole. Adesso sono ancora nella mia parte di tirocinio. È vero. Quindi questo è... E tu che cosa hai fatto? Hai accettato offerte di lavoro? Io sì, ho preso un'offerta di lavoro da Parigi, per un paesino della Francia. Ah, sì, da in Parigi, ok. Sì. Adesso tutto Milano. Tutto Milano, Milano, tu Milano. Hai fatto in Italia? Io ho fatto sì. Parigi. Non voglio vedere un po' di brughiera. Ho fatto bene, come si fa? Sì, sì. Parigi, vediamo se... Ma ci sono diverse mete particolari, cioè, infatti anche c'era la Danimarca anche che mi ispirava. Ma perché io solo Milano? Proprio perché ho spinto punto di partenza, no, aspetta, forse è qua. So. Allora, qui piano piano. Ciao, sono Godò. Scala la marcia. Ecco qua. Vai, ci mettiamo. Come si fa? Nella corsia della campagna. Vai. Comunque sai che è rilassante guidare. Ma da morire, ma da morire. Cioè, bellissimo. È una cosa bellissima. Raga, mi sa che vi porterò altre live di Eurotrack. Giornata fissa di Eurotrack. Sì, sì. No, è stupendo. Niente, devo partire per forza da... Infatti la cosa divertente è che Ponizu lo fa davvero di lavoro. Bellissimo, infatti. Guarda dove sono andato, c'è te il lavoro. Dai, famo sta cosa. Bellissimo, soprattutto quando ti si rompe il camion, vero? Immagino. E oggi gli si è rotto. Cioè, fantastico. Perché... Sì, proprio mazza, oh. Fantastico proprio. La vediamo, sì. Ok. No, perché sono retromarcia? Oh, via. C'ho dei problemi, Allora. Farlo di lavoro non deve essere bellissimo. Ma c'è di peggio, sai? No, stavo facendo prima una simulazione di camionaggio. Stai lì con la bibitina, gli occhiali da sole, la radio. Diciamo che dipende molto. Sì, sicuramente se devi guidare in mezzo al traffico non è divertente. No, per niente. Però in ogni caso tu hai i tuoi orari, non hai nessuno che ti rompe le scatole mentre scherzi? Sei sul camion. Ti rompono le scatole dopo, magari. Io non so dove devo uscire dal suo posto infernale. Io sì, the right country road. Sì, take me home. Dove si esce in sto posto? Se la metti di sottofondo cambia tutto, Sara. Cioè, West cambia Virginia. Proprio. Mamma. Oh, sono arrivata a Calais. Sono già... Ma come? Io a Calais dovevo andare. Ma mi dice due ore. Che strano. Sì, è già scesa un... Sì, dai, siamo in orario sulla consegna. Già mi è sceso di un'ora. Oddio, mi sto ancora al cancello. Ok. Tra l'altro che figata, ti dice dove puoi andare a fare benzina, dove puoi andare a dormire. No, vabbè, perché giustamente devi anche fare benzina. Eh sì, che... certo. Che bellissimo. Bello. Quello è American Truck Simulator. Sì, è vero, questo è Eurotruck. È vero. Comunque è bellissimo, bisogna assolutamente comprare i DLC. Sì. Assolutamente. È molto figo. Ah, vedi, si esce da qua. Ma poi questo volante è estremamente realistico. Cioè, io prima ho premuto pure frizione e freno, che in questo caso non ho messo perché diventavo pazza. Ma cioè, per quanto è realistico, mi dà la sensazione di dover guidare. Sì, sì, sì. È molto figo. Oh, guarda come voli qua. Io mi sono fermata all'autogrill. Tanto questa non è doppio senso, no? Via. Ora si va. Io mi sento confident adesso, quindi metto gli occhiali da sole. Ah, adesso sì. Esatto, stavo per fare un frontale con un'auto della polizia. Però... Big cheat. Vai, vai, vai. Ho finito il tirocinio. Ma non è qua? È quest'altro. Corre shade, sì, immagino. Cioè, tipo, fare questo con...
con le mod grafiche deve essere una bomba. Ma come sono contro umano? Ma che dite? Ma che dite? Sto superando i limiti di velocità. Mi sono collata al marciapiede. Ti sei mai collata al marciapiede? Porca miseria. No. No? Però, c'è no, il volante no. Che vibra. Sembra proprio che ti incolli il marciapiede. È incredibile. L'ho veramente preso. Sul serio. No, io ho preso un paio di paletti prima, quindi ho presente la sensazione. Ah, beh, brava quella. Sì, sì. Fantastico. È molto realistico, bello. Ma tutti i camion sono in sta città, non c'è nient'altro. Solo camion. Solo no, camion. Io sto prendendo. Sto porta un camion che porta un trattore sopra. Signore, ah, si tolga. Tra l'altro mi dicono che con R puoi mettere anche la radio per aumentare la simulazione, solo che vabbè. Dai, mettiamo R. No, no, perché c'è il roba copyright. Ah, no, allora no. Sì. Però se non era figo. Vuole fare a gara sto camion sulla destra? Sì, Mike, non ti preoccupare, sto solo guidando, sono molto comoda adesso per guardare. Ma i semafori sono facoltativi. Allora, ragazzi, non guardate il telefono, ecco, mentre guidate, perché accadono queste cose. Ecco, oddio, sono una retromarcia, mi sei impallato il camion. Oddio, Mike. Aspetta. Non ho capito, ma si cambiano da sole le marce? No, passa che arancione, corri. Vediamo. No, ma ha fatto 80 euro di multa. Ma che stronzo, era arancione. Ma perché? Allora. Perché? Ti sei presa la multa? Ma che cazzo, era arancione. Ma guarda che sfiga, madonna, ragazzi. Non ho parole, guarda. Pure qua prendo le multe. Allora, effettivamente possiamo fare così. Non ho parole, guarda. E così. Tengo palabras. Complimenti, hai preso la tua... Ho sbloccato un achievement. Così è il massimo che posso fare. Sto Parma, Bologna, Genova. Aspetta. Andiamo a mangiare tortellini? Buoni i tortellini. Buoni. I cappelletti in brodo. Ma magari. Mamma mia. Sono già lì, Chiarè. Ecco. Mamma mia. Devo a tavolo, Sara. Sì, sì, io sono già lì, te lo dico. Allora facciamo così, così, così. Che bello Poi in realtà questi veicoli qua sono anche più comodi da portare, da guidare. Rispetto a cosa? Rispetto a una macchina normale, i camion, le macchine più grandi. C'hai la vista... Ti trovi meglio. Sì. Io l'ho portato davvero un camion, lo sai, non così però, era... Il camion più grande, diciamo, di limite dopo il quale poi dovevi avere la patente per portare quello più grande, cioè. È il più grande che puoi portare con la patente base, diciamo. Ah, ok, tipo i camioncini, quelli da città. Sì, era grande, è il più grande che puoi portare con la patente normale. Mm-hmm. Cioè, una misura più grande non la potevo portare e l'ho portato da, mi pare, Grosseto... Uh-huh. Il furgone, tipo sì, Grosseto a Roma. Il furgone, sì. Il furgone. Oddio, devo farmi alzare. E ti sei trovata bene? Beh, si guida un sacco bene. Perché c'hai tutta la vista, capito? Sei alto col sedile. Ma sai che ne parlavamo prima, che mi dicevano che comunque ci sono un sacco di autotrasportatrici. Ma che scherzi, oh. Prossimo lavoro. Prossimo lavoro. Metti lì, un bel podcast in sottofondo. Sì, ma fa pure live su Twitch. Se c'è stata assista di Roma che fa live su Twitch. Ah, sì? Sì. Questa mi mancava. Sì. Fulvio si chiama, si chiama. Subito Fulvio. Su Pendriver su Vitali e si vola. Un pezzo, signor Fulvio. Sì, sì. Io sono quasi arrivata alla mia consegna. Ho l'ultima ora che dovrebbe essere tipo 5 minuti. Io non so quanto ci vuole, sinceramente. Dove vedi l'orario? È a destra. Ti dà velocità, le marce. Ah, ok. L'ora e ti dice... Entro quanto praticamente devi arrivare? Tipo, io ero partita che mi dovevano dare 3600 euro, poi son scesi, non so perché, a 2100. Ma perché? Messo troppo. Sì, anche i miei stanno scendendo, forse dovevo far prima, forse perché mi sono fermata un attimo in Camporello. Ecco. Camionista, sì, sì, in azione. Ma io, ragazzi, ho trovato la mia vocazione. Mi sono incollata il coso. Sto... Sì, ma quell'auto cisterna lì davanti che sta facendo i 20.
Posso suonare? No, Sara, sono andata contro la sbarra del telefono qua. No! Ma non si è aperta, non hai pagato il telefono, No, non l'ho pagato. Non sapevo si dovesse pagare, cioè nel senso pensavo, è un gioco, è automatico. Ah, devo pagare il pedaggio. Vediamo. Ah, ora si è alzata. attenzione perché qua hanno chiuso. Ah, perché certo, le autocisterne si Grazie per la fermavano lì. sub. Mi sono persa sub. Mannaggia la miseria. Mi devo fermare sul simbolo, raga, ma che ne so, ho fatto un frontale con con l'asta. Ho qualche ma... Vedete? Quando dicono, gli streamer non fa niente. Oh, vediamo Ecco, anche i camion. guarda là. Consegniamo pure le cose in giro per l'Europa. Volete il formaggino? Grazie, raga. Lo sto portando io dalla Francia. Altrimenti lo stracchino di Sì, nonno mi fermo il Nanni navigatore, non ok. Aspetta, mi fermo un attimo. Mi fate fermare a mezza strada e poi fanno un'altra multa, mi fanno. funziona niente. Beh, beh. Comunque è un camion, questo camion va lentissimo. No, il mio va abbastanza spedito. Sì? Sì. Io 53 km orari. La bicicletta faccio prima. Ok, ho paura di andargli il calmi. culo alle auto qua. Infatti, si devono dare una mossa. Allora. Cam. Certo che lo stracchino di nonno Chiamala. Nani è francese. Ah sì? È lo stracchino di nonno Nani. Ci Ah, sì, non siamo. mi sembra. Ah sì, sono la cava dell'autostrada io qua, guarda là. Ora vedete tutto? Sì, vedete tutto, Io devo perfetto. andare dritto. Allora, sto verde. Non possiamo fermarci in autogrill, Goben, costano troppo le cose in autogrill. No, infatti già qua siamo passati Già da qua sì, si 3.800 euro sa. che doveva andare a 2.300, Restano cioè. sai delle tasse, che ne so. Infatti, auto tamponate finora, zero. Sto andando a Calais. No, non abbiamo neanche io Calais. tamponato le auto, ma ho tamponato la barra del telepass, del casello. Assolutamente sì, Aria. Presa a 18 anni con zero errori. Io pure. No, zero errori forse no, forse mi pare che uno l'avevo fatto. Però, Non ho cioè, ho mai già... studiato così tanto nella mia vita come per la patente, Sì? guarda. Ma tanti, cioè, ti dico, sono arrivata lì che mi sono seduta in 5 minuti proprio. Ho messo tutte le crocette, mi sono alzata, ho dato il foglio con le mie amiche che mi facevano: Ma sei pazza? Con le altre del corso che mi facevano: Ma com'è possibile? Tipo, ho consegnato dopo letteralmente 5 minuti la gente che era lì, tipo che si scervellava. Io tac, 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 ho dato il foglio all'esaminatore. No, ho sbagliato strada. Lui No, mi guarda e vedi? mi fa: Cioè, Ha lui mi distratto. guarda e mi fa: Ah, zero errore, signorina, complimenti. E io, Mazza. Hai visto? Gli ha cioè, ero fatto lì un proprio. occhiolino. E poi te ne sei andata girando le spalle e mettendo gli occhiali con la musica. Quella faiga. Sì, Sì, no, esatto, sono andata via proprio. Bitch, please. esatto. Così. Dai, c'è Si un'auto che mi ha tolga! tamponato. Cioè, Si un'auto mi ha tolga! tamponato. Io non sto sedendo, ragazzi. Sono stata tamponata da un'auto. Io lo denunzio. Vale dirà sto camion, vale dirà. Raga, ho sbagliato uscita, dai, per un millimetro. Ferma in mezzo all'autostrada. Eh sì, è colpa loro. Oh, Devono mantenere la cambiamo. distanza di sicurezza. Scusami, vedi un Dai. camion che sta facendo la retro in Oh! autostrada, cosa fai? Lo tamponi? Eh no. Colpa Sara, io loro. sto a far panico, mi hanno fatto un'altra multa da 160 euro. Ovvio che è da ritiro patente immediato, però non c'era nessuno. No, cioè mi sta a rincorrere la polizia, io non ce la posso fare. No. Guarda, io ho appena fatto una retro in autostrada perché avevo sbagliato uscita, quindi. A me vanno fatto altri 160 euro di multa perché stavo andando troppo veloce, ma te Ma rendi chi è conto? che ti insegue? Che beh, a me è ancora zero multe, Ma cioè, è che ne so, strano. boh, l'hanno con me Ma ce perché l'ha. appunto io sono nelle campagne della Francia, in Italia fan più Ah, beh, multe, vedi? certo, infatti. Questo è tipo uno specchio della realtà, capito? Esatto. Siamo già a due multe, ragazzi, incredibili. Vai. Quante, qua 160 più 80, fate il conto. Guarda, io sono quasi arrivata. Mi A me devono manca un'oretta. Ma 2.274 euro. Non so se dipende adesso da come parcheggerò, spero di no. secondo me me l'hanno scalati perché ho preso le multe io. Perché infatti Può sono stati essere. scalati, guarda. Erano 2005 su 2003 adesso. Ok, Superato i vai. 90. Madonna. Oh, è Vabbè, vero, più larga, più larga, più larga. Ecco qua. ma 90 sull'autostrada, quanto Olè. vuoi andare? 50? Giusto? Andiamo a metterci Forse il qui. camion c'ha i limiti. Tac. Ciao Daphne. Ruiz Hola. 85, vabbè, scusate. Precisa. Fighe. Arrivata. A posto. Fighe.
Dove sono i miei soldi? Datemi i miei soldi. Dove sono i miei soldi? Devo prendere il coso verde. Ma l'ho preso il coso verde. E non prendi le multe. Prendo le multe, dai. Ah, 85 dici. Cioè, devo parcheggiare bene? Devo tornare indietro e premere invio? Ma che disagio. Ah, torniamo su sto robo verde. Solo che, guarda, mi si sposta tutto rimorchio così. No, no, no. Io non le faccio le manovre, mi devono dare l'invio come prima. Dai, guarda che mi si cosa tutto il rimorchio. Avevo fatto tutto perfetto, tutto bene. Mannaggia, aspetta. Allora, rimettiamoci dritti, va là. 32 minuti, ammazza come scorre il tempo qua. Magari scorresse. Ecco. Oddio, in realtà no. Infatti, non proprio. Effettivamente no, tutta la cazzata. No. Cioè, però sai quando... Cioè, avevo tipo già 80 anni in questo momento. Esatto. Tipo, ciao, sei nato, adesso sei morto. Adesso sei morto. Adesso sei morto. Ok, cerchiamo di non incollarci la barra del casello stavolta. Ok. Salomino che mi controlla qua, vedi? Sto imparando a guidare col rimorchio, c'è proprio un'esperienza. Vai, perfetto. Paga. Il parcheggio dove vuoi. Mm-hmm. Dirigiti verso la bandierina rossa sulla mappa. Ma sei serio? Che dov'è? Ah, ora sì. 26 euro di casello per boh, manco 10 no, km. Senti, rifacciamo. Devo per forza parcheggiare laggiù. Oddio, so. Bello, Angel. Va bene. Ce la posso fare. Ma voi sapete come funziona con la coop? Cioè, come si gioca con la coop? Che cosa si fa? Si portano gli stessi camion nella... Cioè, lo stesso camion? No, si portano due camion diversi. Boh, ce l'ho fatta. Allora, ho preso... Alla fine mi ha dato 3.980 euro. Ah, lo vedi? Fatto il livello 1, quellino. Tempo impiegato 4 ore e 35. Oddio, ho messo un po' di più veloce di quello che ci dovevo mettere. Dai. Vabbè, chi va piano va sana e va lontano, via. Ho acquisito preziosa esperienza. Devo girare, allora, sto girando. Certificazione, mi prendo la certificazione per gli esplosivi, come la dinamite, fuochi d'artificio o munizioni. No, allora facciamo solo questo. Scegliere. Oppure... Olle. Gas infiammabili. Vai, prendiamo i gas infiammabili. Vai. Ma sul camion? Ah, perché sì. Giusto, ovviamente il coso. E ti dà le abilità poi, no? Sì, sì. Ha bisogno di denaro. Una cosa è arrivata anch'io. C'è la banca che mi offre denaro, fantastico. Novità, scania in vendita. Visiti il nostro showroom a Lilla. Ah, beh, comodo. Dov'è Lilla? Lille? In Francia? Allora, adesso ho 6.000 euro. Oh. Sono più ricca di prima. Mazza, oh. È rosso, mi sono fermata. Ora è verde, forza. Ah, io perché è automatico, ok. No, dovrei andare a Bruxelles. Lilla sarà allora, un altro Pokémon. Dottor titolo di Pokémon. Vediamo un po' che lavori ci sono adesso per noi. Vediamo se c'è qualcosa che mi porta in Italia. Ah, devo andare siamo a quasi arrivati, eh? Vogliamo provare a fare il convoglio se sei quasi arrivata? Sì, sì. Proviamoci. Vai. Come fa? Aspetta, mi fanno un'altra multa qua, Sara, eh? Cioè, arancione... No, ho preso 8 multe, non lo so io. È arancione, ora è rosso. Guarda, appena giro... Sara si sente più forte di me? Allora, vediamo un attimo... Come si fa ad abbassare? Ah, eccolo, volume utente. Così, tac. Eccoci qua. Allora. Oh, ma è diventato rosso di nuovo, cazzo. Aspetta, perché c'è la musica altissima e ho paura che non ti si senta. Ho ripreso il semaforo. La musica. Ora non si sente. Madonna, ragazzi. Oddio. Questo volante. Allora, mettiamola a 85. Via. Oddio, è verde. Corri. Corri. Ma se mi fanno la multa mentre passo, ti giuro mi incazzo. Ho trovato il convoglio.
Hai trovato? Sì. Ok, guarda, io sto consegnando. Era culo con la K, vero? Era culo con la K, sì. Sto consegnando. Perfetto. Sei in un convoglio. Top. Devo girare qua, mi sa. Grazie, tela. Bisogna citofonare, non mi aprono. Perché non mi apro? Non mi apro. Guarda che bello sto camion, no? Madonna. Figata. Non mi aprono io la porta. Ho preso uno Scania. Allora, adesso che sono nel tuo convoglio, vediamo. Vedrai i giocatori che sono attualmente nel tuo convoglio. Non mi apre. Ah, consegnate assieme le merci, dice, sì. Ah, vedi? Suoniamo. Vediamo, allora. Offerte di lavoro. Tanto siamo allo stesso, cioè dobbiamo fare la stessa cosa, quindi. Vediamo un po' per fare i convogli insieme. Ah, è più avanti. Cosa, più avanti li facciamo? Vai, sì, sì. No. No, sto facendo un casino. Mi sono ancorata. Ma questo è scemo, sta per far fronte. Vabbè, io non ho parole, guarda. Ho preso più multe che quei soldi che ho guadagnato. No, io alla fine ho preso la paga. Sì, fatto... Ah, ma è qua. Oddio, stavo a mettere la freccia, madonna mia, che rincoglionito. Ok, ce l'abbiamo. Sono realistiche le strade. No, da morire. Oh, oddio, consegna. Per l'amor del cielo, consegna. Pazzo da cervia. Vedete l'area di scarico. Ok, lì. Ho capito. Ci ho messo 5 ore. 3000 l'ho presi però alla fine, dai. Livello 1 novellino. Si guadagnasse davvero quel tanto? Ma allora, in realtà guarda che con i camion guadagni davvero quello, Il fatto è che poi devi togliere la benzina, certo. La manutenzione del camion, certo. Il costo del camion, i dipendenti se hai dipendenti. Certo. Cioè tu guadagni davvero così. Però devi togliere tipo un sacco di roba e un sacco di tasse. Ah, puoi mettere... Che cosa hai messo? Guida economica. Quindi... Consegna puntuale, carichi fragili, per carità, ma se spacco tutto proprio. Che cosa hai messo tu come punti? Allora, a me dice ricerca convoglio e a me mi dice che sono qua con te, che tu sei l'amministratore. Poi non so, offerte di lavoro, convogli... Merci preziose, vai. Merci preziose, quale vuoi fare? Allora, convogli. Sì. Non so se mi dà lo stesso che... Come faccio a vedere... Cioè, prodotti chimici, acido borico, batterie per camion, serbatoio, olio motore. Io ho preso la certificazione per i gas. Ma dove l'hai presa? Su abilità? No, nei lavori. Lavoro dipendente. Oh, offerta lavoro. Io non so come mai. Allora, il mio convoglio è qua. Due giocatori. E come si fa a far partire la partita così? Qualcuno lo sa? Allora, dicono, prendi un carico, poi lei va su sessione e prende il tuo. Ok. Quindi dove devo andare io? Qua, offerte di lavoro? Quindi vai su offerte di lavoro, ne scegli una, io vado su sessione e prendo la tua. Sì, è Balù. Ok, ti risulta? No, perché poi occupa troppo che scegli. Okay. Cioè, occupa troppo spazio, come facciamo? Allora, tu l'hai preso, quindi? Allora, io sto scegliendo l'offerta di lavoro. Ok, allora quindi bisogna sceglierne uno. Però quindi perché io non ho... Scegliene uno? Perché io non ho l'estero? C'è solo l'Italia, o Torino o Milano, che è? Perché? Non lo so, io ti vedo online, però... Vabbè, vengo in Italia. Vengo in Italia? Sì, vengo in Italia, non è problema. Quale facciamo? Portiamo Spinelli da Milano a Verona? Dai, sì, sì. Accetta lavoro. Allora, non so, devo dirti quello che ho scelto, tu lo vedi? Dovrei vederlo in teoria. Vediamo. Quindi tu l'hai scelto. Se allora faccio donna, accetta. Vediamo. Ah, ecco, amministratore. Tipo di consegna. Ecco, guarda, stato. Sì. Visualizza e prendi lo stesso lavoro, perfetto. Perfetto. E ora lo stesso lavoro, accetta lavoro. Vai. Vai, ho accettato. Davanti
Ok, io sono nel camion. Ma tu devo guidare, non puoi venire sul camion con me. Rimani a casa. Balù vuole venire con me sul camion. Carino. Prendi Toin, mappa c'è? Niente, la lì. Ma vi risulta che siamo insieme? Ah, curo lì, lì, eccola, sì, sì la vedo. Sì. E quindi insieme, partiamo insieme, come funziona? E quindi sì, dobbiamo portare insieme la merce, penso. Ok. Vediamo. Aspetta che mi sono persa l'acceleratore, ok. Balù, ti consiglio di allontanarti per il tuo bene. Non ti voglio su questo camion. È pericoloso. Oddio, Sara! Io... Mi vedi? Ti vedo, sì! Mi sei passata davanti, stavo per prenderti, Gallo. Oh no! E io stavo uscendo dal parcheggio. Ti ho vedo. Visto te. Ok. Ma hai visto? Prendendo... E poi non ti entravo ti dentro il tuo mappa. Camion. La sto prendendo molto molto larga. Allora, okay. Vai. Ok. Come si fa a guardare a destra e a sinistra? Io non capisco. Col mouse, prova a vedere se ti gira la visuale. Ah, ci sono i pulsanti. Dovrebbero esserci anche. Sì, qua. Ma come danno semirimorchio? Ma perché io faccio i danni al semirimorchio? Guarda quello come mi sta guardando male là dietro. Diamo sulla fiducia. Ah, io prima ho rischiato di investirne uno. Di quei signori lì. Ma che cosa? Ma prima di... Vai, bella oddio. Sono passata con rosso, okay. No? Ma non ci sono semafori. Ora è... Come è fatto a passare sì, con... c'era il semaforo. Ora è verde. Ma probabile che tu sia passata con il giallo e non te ne sei accorta. No, no, io adesso sono arrivata al semaforo. Che bello sopra il camion scritto Curo Lili. Ah, ti vedo, sì, sei dietro di me. Ecco, il semaforo è verde. Vai, attenzione perché questa è difficile. Partire in salita è difficile. No, qua è tosta, tosta. C'era una curva a gomito proprio. Vai, l'abbiamo presa bene. Niente, ho sopra tutti i semafori rosso. Rossi, porca. Come sono passata col rosso? No, era giusto. Tu sei passata giù. Ma mi sembrava verde. Ho visto, devo aver visto male. Questa proprio sono io, ragazzi, nella strada. Tutti i miei semafori rossi prendo, cioè, c'è... No, io ero convinta di essere ripartita col verde. Aspettami, Sara, che sono rimasta... Ah, ok, no, mi dicono ok, bravo, ora è verde. Dite, raga, cioè, dov'è che l'avete visto rosso? Il mio camion ci mette 20 minuti a partire, cioè, è probabile che lo prenda adesso il rosso di nuovo. Hai una nuova mail. Togli la mail, devo vedere il navigatore. Cos'è qua la mail? Ok. Hai capito? Io sono qua con il navigatore. Allora, giusto. Olle. Sono confident. No, dovrebbe cambiare automatico le marce comunque. Guarda sto pazzo! Ma come è messo questo qua? È impazzito. È partita a cannone. Vabbè, adesso la raggiungiamo. Vai. Eccola, quindi è vicina. Girare. Cioè, è io vicina. Mi prendo gli spazi lentamente per girare. No? C'è la gente che mi investe. Di pazzi. Non so. E non so come si mette. Come gli amici quando devi andare al mare. Come no? Oddio, no, ma devo... Oddio! Oh mio come Dio. Come si mette la freccia, Chiaretta? L'hai capito? No. Hanno fatto la multa per la freccia? No. Però ho rischiato di cioccare con un'auto. Ok. Vediamo. Tra l'altro questa è doppia corsia, cioè qua ci facciamo il botto, Vai. A destra. Attenzione qua. Un po' troppo veloce. Una curva che non mi piace. Milano-Verona, vai. Oh, olè. Oddio, ma sono realistiche le mappe. Sì? Beh, probabile. No, vabbè, spettacolo. Macchina gialla. Ma mi dicono che hai sbagliato strada. Io? Ma io, io veramente, cioè, c'ho il diploma per prendere le multe. Ho preso 100 euro di multa perché c'ho i fari spenti. Ma giorno, perché? Come fai? Ma perché? Ecco, c'è lui, ma è giorno pieno. Ma come si accendono i fari? Scusate. Ma come solo io riesco a prendere multe? Si mette la freccia. Ma è incredibile che Sara non abbia preso mezza multa e io ne ho prese 4. No. Io cioè... ho guidato come una pirata della strada, ma non ho preso multe. Deve essere perché ho un look da metallara, quindi si aspetta. Dai, c'hanno paura. Eccola Sara, la vedo. Sei tu grolili così grasso sul camion. No, sì, no, non ho sbagliato strada, è giusto, è giusto. Ma ti vedo, sì. Sì, sono qua dietro. Sì. Infatti c'ho il camion, quello dei Final Destination con i ciocchi di legno, guarda.
Ah, però giustamente siamo in autostrada, è vero? LOF. Ha Allora anche io li ragione. dovrei attendere. È solo che a me mi fanno la multa, capito? Cioè così, ah, Ma guarda qui, ecco la Tomo, facciamo la multa? Perché multa. ti fa la multa? Ma ti Ma che fermano cazzo con la ne so, patente? boh. Sento le sirene, ma e boom, 100 euro di multa, va, boh. Ok. Va bene. Ma Però sì, sì, è raga. veramente rilassante sta cosa, ragazzi. Non hai 78. 76, guarda, t'ho rallentato. Magnifica. Sono qui, preciso. Ci sono 173, due ah no, chilometri da fare. 82 km. Oh, cioè, scusate, Le luci di posizione, ma che ne so, ma come si accendono? sono look da Ah, oddio, ho messo le spericolata. quattro frecce. Oh, sto sbandando. Con F metti le quattro frecce, Ma cosa? Sara, così per. Raga, non è che posso fermarmi in autostrada. Cioè, avete già visto prima com'è finita? Appena siamo in una zona fuori. L. Tanto è dietro di me, Ecodomo. Guarda che è Sì, qua. sto qua. Tra un po' la supero, guarda, sto accanto. Sì, è qua di fianco. Comunque voglio uno screenshot del camion che tutto quello lì di sopra, per favore. Bellissimo. Eh no, mi dicono, aspetta, Codomo, ma sei dietro di me? No, 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 sto qua accanto, guarda. Se mi giro ti saluto. Vediamo se riesco ad affiancarmi. Guarda, mo fa morbotto, per fa Ti sta vedo cosa. dallo specchietto. Ti sto guardando dallo specchietto. Qui da me partono trombe. Dove stai C'è la andando, Chiara? sbarra! C'è la Oh, sbarra! C'è si è alzata. Al pelo l'omino proprio. che mi sta imbruttendo. Dai, che ti pago adesso i soldi? Stai calmo. Imbruttitissimo. Olè, Madonna. eccoci qua. No, Un'inchiodata sulla sbarra. pure Sara deve pagare. Capito? La Sara non gli fanno le multe. Sara non paga il casello. Che cazzo è? Sarai pagato il casello? Sono categoria speciale io. Sono un autista speciale. Dio, sto coso con le legna, con la legna mi fa venire un po' l'ansia. Io ho detto che ascolto i Rammstein, ma vado passare. Ha detto, oh, dov'ero? Anch'io ero al concerto. Oh, ma io, anche tu hai firmato le natiche. Sì. Lo sai che sono andata al concerto che hanno fatto qualche anno fa a Roma, a Madonna, Rock in io Roma? no, volevo troppo Se non andare, hai idea, però. la gente veniva vestita da macellaio dal Bellissimo, concerto. Ma hanno fatto uno dei concerti più belli di pazzesco. tutti, calcola. Sai, veramente forti. Pazzesco. Sara Io non paga. adesso a fine mese ho Zimmer. Ah, figo. Dove? A Milano? Sì. Mi Bello. fanno Interstellar. Figo. Niente, allora decidi in che corsia vuoi stare, signore, perché io Io non è c'ho che mi questo con posso. la legna che sta a fa zigzag, cioè tra un po' Sì, veramente facciamo questo Final qui qua con la Destination, tipo taglia che blu che mi inchioda, sfrecciola. mi viene il legno in testa, Buono, capito? buono, guarda. Signore, si suona, gli sarà H. Sì. Oh, te lì, pulmino! Il mio Ma camion è guarda un po' te, il lento. Flixbus che mi supera. Ma perché va così lento sto camion, Niente. Madonna? Guarda, ma che è? Ma che 38 km? Cambia. Cosa sta fa impazzito l'autista del pullman qua? No, Ci mette un quarto d'ora vabbè, di ma comunque questi 50 li leggiamo domani sul giornale, km. Vabbè. eh. No, no, ti giuro, sta, c'è impazzito totale. Ma gli suono. Le macchine. Più compriamo un camion nuovo, vuoi comprare? C'è una lira, dì, mo compriamo un camion Vai, ecco. Almeno un 40.000 euro. No, 40 nuovo. costano, però. Quanto costa un camion? Usati 20-25 mila. Oddio, Ah. dipende che camion devi prendere. Certo. Questi costano un botto di più. Questo qua Immagino. col tir, col rimorchio costano un Ma poi botto. come fai con i camion? Scusa, c'hai un posto dove tenere? Cioè, nel senso, ne puoi comprare di più? Ne Sì, puoi. sono i depositi. Ah, Sì, sono i ok. depositi dei camion. Ma questi qua, secondo me, almeno 70-80 mila li. Sì, no, belli Ma camion, bei forse anche di camion. più, Belli anche camion. mila. Non so. Che figata, è un mondo per me completamente sconosciuto. Oh, ma guarda che bello! Tipo adesso che Ah, guarda che relax. sì, sta andando via il Con lo sole. guarderei. Cioè, C'è il il tramonto, guarda che tramonto. bello, sì, che lo si vede da lontano. Tra l'altro, Yeah. tra 1 ora e 20 siamo Fidel, arrivati. grazie. Inizia a far Sì, buio. 1 ora e 20. Le Ah, e le luci l'ho accese. Prova con L, Sara. Sì. L'ho luci. L. Ah, ok. Ora dovrei. Sì, ora sono accesa. imparato a mie spese. Ah, ma che bello, Si impara a me. riesce a vedere la vastità. E io ho scoperto con H invece che suoni.
Sì, con H suoni, L, 4 frecce F. Ah, F. Sì. Quindi immagino. Oh, minchia, ho pigiato D. Impazzita. Successo. No, niente. Stavo cercando di capire dove fossero le altre frecce. Comunque è veramente di un chill allucinante. Cioè, davvero non me l'aspettavo così bello sto È gioco. bellissimo. Guarda, tipo adesso. Oh, devo prendere l'occhio, però. Vabbè, in realtà ci vedo bene. Certo, però è rischioso perché è talmente. Cioè, è un po' ipnotizzante la strada, cazzarola. Guarda, cioè, è un continuo. 100.000 euro un tir? Devi essere Ammazza. veramente bravo, eh. Cioè, devi avere una soglia dell'attenzione e dell'autocontrollo. Cioè, colpo di sonno. Sto Quello lì guidando con benissimo, l'auto. guarda. Poi dipende, Io ho ci dovuto stanno quelli che rallentare. magari vanno di notte, di giorno. Stiamo entrando in Veneto. Chi è? Sento suonare, sei tu, no? No, è la chat che mi manda le trombe per svegliarmi perché mi sto addormentando sulla strada. Ah, sentivo pepepe, cioè, ma che... Se no mi distraggo, capito? Allora per tenermi. Premi X e parla. Cioè, Io, guarda, può sto parlare in rilassando. game? Chiara. No! Allora. Allora. Signora Chiara Chiara della della Codomo, Codomo, della della Codo Codo qualcosa. qualcosa. Com'è Come messo messo là il suo là il suo latticino lì latticino dietro? lì Tutto a dietro? posto, Tutto a posto, regolare? regolare? Ancora È stato bene. fatto il controllo? Prendiamo un caffettino al prossimo autogrill? Va bene, va benissimo. Benissimo, Ci vediamo vediamo poi al poi al prossimo prossimo autogrill. autogrill. Ma sta cosa si può fare davvero con i camion? Io voglio portare il camion adesso, Uguale. ragazzi, ho deciso che lascio Twitch, basta. Basta, facciamo i Basta. camionisti. I camionisti. Grazie Mauri, grazie, bello. Bellissima sta cosa. Tipo walkie-talkie, ma una cosa troppo divertente. Cioè, tipo ogni Burnout. volta parti all'avventura. Che Dopo trasportatore, esatto. cosa bella. Oddio, aspetta che sennò se ne incolliamo Sara qua piano piano. In realtà, sai, conosco un conoscente che effettivamente è entrato nel business dei camion proprio perché voleva viaggiare. Dai, ma guarda, è una figata pazzesca. Cioè, è un altro modo per Ogni giorno spostarsi. era un posto diverso, Ma ti praticamente. immagini fare la live sul camion, ragazzi? Ma che content è? È Euro Truck in Già live, cioè, IRL. alternativo. È bellissimo. Ma può lei? Cioè, mette un po' a ingranare sto camion, però. No, il ragazzo che ha Purtroppo, raga, fatto l'ho vista assist, la sì. mattina raga. Perché il mixer evidentemente era più basso. Mi sento bassa? No, loro dicono che ti sentono bassa, ma io in realtà ti sento benissimo. Deve essere che da OBS magari un pochino più basso. Io prima, tu eri alta, poi ti ho Credo che abbassato direttamente da Discord. Prova magari lì, direttamente da lì, se fa qualcosa. Ogni volta qua è un macello. posto, pagato, via. 31 ore di pedaggio, cioè. Non Pam, abbiamo il pagato. telepass, sì, cosa strana che solitamente i camionisti dovrebbero Sì, hanno averlo. tutti il telepass. Come fai? 31 euro. Oddio, aspetta che se stavamo con la Sara. Sara, pirata della strada, mi sta sorpassando e Come? tagliando. Ma perché tu non mi vedi? Io ti vedo, mi hai tipo tagliato No, io ti la strada. vedo, ti vedo di me. Cioè, vedo i fari del tuo camion. Ok, allora forse è distorto. Ti vedo troppo vicina, ma in realtà non sei così vicina. Attenzione qua che ci sono delle curve Olè. un po'. Verona esplorata. Vai, posto, raga, abbiamo Verona. Verona esplorata. Mi Larga, la devo prendere qua. Quasi, sa che siamo quasi arrivati, ovviamente, 7 non è minuti. un'automobile. Madonna, io comunque veramente sto volante lo voglio provare anche io con Gran Turismo. Ah, ma per O anche forza. Forza. Sì, è da Ma provare. c'ha veramente un grip, cioè sembra veramente di Mamma portare mia, un guarda. volante nuovo, cioè veramente No, in realtà è reale. meglio da Gran Turismo perché Forza è più da pad. Gran Turismo? Ma cazzo, la voglio prendere, voglio provare. Lo proviamo un giorno, raga, per forza, dai. Ora questo volantone. Larga. Signore, non mi superi, Incartata. eh. Sara, sei Attenzione qua. arrivata? No, cioè mi sono incartata in una curva un po' a gomito. Quasi arrivato. Vai, Ok. formaggino, quasi arrivato. Io che passo sempre senza guardare. Oh, ora è Attenzione. verde. Guarda come diventa giallo. Dai, camion! Oppla, su! Oh.
Ale. Ce la fa proprio. Via. Sono arrivata. Arrivata? Io quasi, eh. Allora, devo capire dove si entra. Lo parcheggio dove vuoi. Andiamo sul sicuro. Devo capire dove si entra. Forse qua. Dirigiti verso la bandierina rossa. Ma dov'è che si entra? Sarà al semaforo a sinistra? Sì. Ok. Allora, mi ha dato 3.595 euro. No, mi fa rifare... Ma io faccio un po' sta minchiata qua, guarda. Ci sta. Sì, in effetti gli occhiali da sole era notte, erano un po' fuori contesto. No, aspettiamo. Chiare, e facciamo la prossima missione. Intanto mi era arrivata una mail. Cercasi autotrasportatori autonomi. Avevo letto anonimi. A chiunque possa interessare, la ricerca di autotrasportatori esperti. Offriamo prezzi competitivi fino a 6.400 euro per trasporto. Ammazza! In Francia. Sai che mi sono colata la mano. In Italia pagano meno. In Francia mi pagano di più per una consegna. Prezzo della benzina? Ma guarda, allora, approfitto 7 giorni, mi dice 7.929 euro, quindi ho speso, ho guadagnato 9.849 euro e ne ho guadagnati in tutto 7.900, perché evidentemente 2.000 euro erano di spese. Ok. Non male. Allora, sto parcheggiando, sarà stato un arrivo abbastanza traumatico. Sì, anche il mio è stato particolare. Perché mi dice di no? Perché mi dice di no? No, ma dopo le rimettiamo gli occhiali da... Questi sono gli occhiali da persona confident. Ma quando... Scusa, ma non sono arrivata, perché mi segna? Hai messo invio? Non mi dà di premere invio. Sì, sto gioco è bellissimo, sono d'accordo. Spettacolare, Eurotruck. Mega rilassante. Oh, invio. Io... provare l'esperienza. Ti verso la bandierina rossa. Oh mio Dio. Ho retromarcia prima. Hai disattivato le multe e i danni? No, io non ho toccato niente. Ho lasciato di default. Non penso che Chiara abbia attivato volontariamente le multe. Perché non mi va avanti? Non mi preme più. Dai, per cortesia. Abbiate pazienza. A dare dei soldi, quindi vediamo. Oh, guarda, offerta di prestito 100.000 per 2.888 al giorno. Così mi posso già prendere un mega camion. Non mi fa più le cambiare. Che non cosa non ti fa cambiare? E mi dà solo la retromarcia, sei impallato. Hai fatto invio quando sei arrivata? Sì. Hai consegnato? Mi dice raggiungi la bandierina rossa. E ripiglia invio. Ma non mi fa andare avanti, no? Accendi i tergicristalli. Oddio, veramente non si accendono. Ciao Matteone, la schiena. Prestito. Come mai? Avete altri modi per cambiare marce? Io le cambio dal volante. Che anzi, tra l'altro le dovrei anche sistemare. Perché sono invertite. Con P. Niente, raga, non c'è, sei impallato. Non so perché. Non so cosa sta facendo. Allora, mi cambia più le marce. Cioè, è impallato. Non mi cambia più. Mi si è impallato? Mi è rimasto retromarcia. E non riesci più a scalare le marce? No. A aumentare? Non mi piace far andare retro, ragazzi, come faccio? Oh, guarda le opzioni. Per cambiare marce, shift e control. Ma io lo faccio dal volante. Però volendo puoi fare shift e control. Proprio non lo fa più. Dalle levette qua faccio click. Io pure le cambiavo dalle levette, ma non da. Si è rotto il camion, ragazzi. Ma poi non mi dà più. Non mi dà più il mouse. Cioè, non me lo vede più. Secondo me si è impallato. Magari ti conviene riavviare. Provo a salvare. Non vede più le frecce, vedi? Ask tab. Magari no, prova a riavviare. Sì, riavvio. Sì, vi passa a prendere col camion, raga.
Ci passo a prendere. Vi porto a mangiare il pesce col camion. No, si era proprio impallato. Okay. Mi si era impallato tutto. Ho dovuto riavviare. Stai riavviando. Tanto che riavvii, vedo se mi fa customizzare il camion. Allora, carriera, vai. No, non mi prendeva neanche il mouse, capito? Per cambiare niente. Sono novellina. Devo diventare amatore. Abilità. Per ora ho preso l'abilitazione ADR, esplosivi e gas. La manovra di prima. No, bellissimo, cioè si può prendere tipo tutto qua. Anche la roba radioattiva. Mert, proprio. Vediamo un po'. Vedi, il mouse ora me lo vede, prima non me lo vedeva. Continua il gioco. Vediamo se magari... Il convoglio? Accetta i progressi. Post convoglio, vai, sto giro l'apro io. Mm. Allora, sessione Curolili. Brava, aprila tu così. Culo. Ok. Perfetto, vai, aperta il convoglio. Allora, come faccio ad accettarlo, fare convoglio? Considera che l'esperienza del gioco può avere durante il gioco. Okay. Convoglio e ti dovrebbe dar culo di vita. Ah, culo di vita. Oh, unisciti. Polpi surgelati? Dai. Portiamo i polpi surgelati, Chiare. Va bene. Se no c'è il caviale. No, non hai messo culo? Sì, culo. Forse c'è il caps. Forse ce l'ho io. No. Ok. Sei in un convoglio, ok. Caviale, formaggio di capra, arance. A me ispirano i polpi surgelati. Vai, di polpi surgelati, perfetto. Cosa devo fare ora che sono entrata? Guarda, ti tiri su. Ah, sessione di Curolili, ok. Adesso devi joinare la sessione. E io ti aspetto qua. Ah, visualizza e prendi lo stesso lavoro. Eccolo qua. Polpi surgelati, Parigi, Dover. Visualizza e prendi lo stesso lavoro. Vai, portiamo i polpi da Parigi. Accetta il lavoro. Se si vuole voler annullare il lavoro attuale, dovrei pagare una penale di 12.000 euro. Oh, what the fuck? Chi cazzo ce l'ha? Sì. Ma perché non hai consegnato tu il lavoro di prima? No, sarà impallato, vabbè. Rip. No, come 12.000 euro di penale? Dovrei consegnarle di polpi per rifare. Sì, abbastava almeno due consegne. Vabbè, dai, uguale, per non perdere tempo, se no devo rientrare lì. Eccola, Sara, la vedo. No, vedo anch'io. Oh, guarda che bello sto camion. C'è pure il lettino dietro, ma guarda che figata. Il tettino panoramico. Che casino. Oddio, ci dovrei lavorare per guadagnare, sto sotto dei 6.800 euro. Mi sento male. No, attenzione che qua c'è un altro camion. No, ma come, Mauri? Allora, vediamo un po' se evitano di farmi. Oh. Olè. Ma perché io sono. Ma io mi vedo al contrario, non capisco. Il camion della Volvo, top. Dove sono? Un attimo, fammi capire. What? Ma io sono incastrata in un altro camion, come è successo? Io non so dove sto andando, sinceramente. Spero che sia giusta la strada. Cominciato, Perfetto, benissimo. Vai, no. Ah, da qua si esce, perfetto. Ti aspetto all'uscita, Sara. Mi dici quando ci sei? Mi sto portando dietro un altro camion. Cioè, ci sono stati dei problemi logistici qui. Cioè... Auguri, Marzietta. Ruba il gasolio a Sara, almeno recuperi un po' di soldi. Ma come? Allora, vai. Post precisa. Urto con un altro veicolo. Meno 120 euro. Fantastico. Ah, anche Sara ha preso una multa. Ho preso la mia prima multa. Io ne ho presa tipo 4-5. Allora, cioè qua è impossibile uscirne. Ma qua forse... È meglio se lo metto così sto microfono, perché almeno posso, vedi? Allora, vediamo Sara dov'è. Vedi che adesso il mouse me lo fa muovere, prima non si muoveva. Non so per quale motivo mi ha messo in un punto che non mi compiace.
Sto cercando di rimettermi bene come ero prima. Però vai tranquilla, sto qua. Un po' un rimorchio. Piccia la radio, non la posso spicciare. Ah, video autoradio. Metti la musica, track, documenti e troverai qui, ok. Vai. No, non si può fare, ragazzi. Ma cioè, si può fare, ma uscire da qua. Io ti giuro, sono in un punto che io non so come devo fare a uscire. Aspetta che mi tolgo il cappello e lo metto dall'altra parte. Oh, cioè, ma sono diventata giovanotti. Niente. Okay. Minchia. Allora. Che problema c'è, Sara? Che c'hai? Non riesco a uscire. Non riesci a uscire? Io posso scendere dalla macchina e andare tipo a piedi? Sono tipo in un punto dove, dove mi hanno stretto in mezzo ai rimorchi. Provo dall'altra parte, infatti, sì. Guarda, dove riesci a uscire va bene, perché tanto poi... Guarda, non riuscivo a uscire perché ero dalla parte sbagliata, grazie al cavolo. Ma se lo metto di qua non vedete... Stavo cercando di uscire dalla parte sbagliata, infatti non riuscivo perché era troppo stretto. Ti vedo. Mi vedi? Perfetto. Aspetta che metto la camera da quest'altra parte... ok. Dai, convoglio. I polpi, raga, i polpi. 9.729 euro di polpi qua. Metto questo di qua, così. No, ma quelli sono problem. I miei soldi. Sono i miei soldi che scalano in base alle multe che prendo. Mi sa di sì. Ah, ho capito adesso, perché vedo 9.000 euro e io ne avevo 9.000. Ok, no, io non vado. Quindi hai il frigo dentro, sì. Abbiamo il camion frigo con i polpi. Ok. Oh mio Dio. Ce l'abbiamo? Ok. Aspetta, mi stop. Signora macchina, per favore. Ma questa che è la polizia? Sì. No. Vabbè, tanto ormai qua. Olè. Vai. Via. Ci vola. Ti vola, sono dietro di te. Oh, sì, ti vedo dal collo. Lisette, codomo Lisette. Guarda che bella. Guarda che belle le campagne francesi. Che belle le campagne francesi, madonna. Che poi non dobbiamo mai far benzina noi praticamente. Ma infatti non ce la fa fare, strano. Non ci dice niente. Che è successo? Non mi aspettavo che ti fermassi. M'hai preso? Non hai sentito niente? No. No, ma non ho sentito niente. Io non l'ho visto. No. Prima ho rischiato un paio di volte di prenderti. Io ho preso, per esempio, mi sa che ho preso la curva un po' troppo stretta. Ti ho tamponato il camion di Codoro. E vabbè, dai, vai. Che arrivano i polpi. Altro che surgelati. Li abbiamo scaldati noi i polpi, raga. Guarda, arrivano già coi piselli. Non ho sentito niente, no. Non si sa come mai. Niente, colpo della strega, chiaro. Niente, tutto a posto. Niente, niente, bisogna frenare che qua. Se no ci arriva la multa. Devo frenare, se no tampone. Stava entrando nel camion. Sì, cioè tipo finivo di fianco a te. Salve. Sfondavo il vetro, proprio mi trovavi seduta di fianco. Ciao, sul lettino questo mio dietro qua, Sara, sì, qua, sì, guarda. Sì, oh, vai, camion, go. Go, go, go. La polizia con la sirena. Non capisco. Chiaro, non mi stringere così. Non c'ho il senso delle misure con sto camion. Allora, aspetta, i fari com'è che si accendevano? J, sì. Con L. L mi pare. Aspetta che sto a sbandare, mi sono fatta un amaretto di troppo prima di partire, Sara, scusa. 100 euro di multa. A parte che ora mi metto sulla destra, perché altrimenti faccio casino. Oh, guarda che belle le campagne francesi. È bello, sì. Bello, vero. La Bien Rose. No. Ho imparato a bad driver su Italy. Lilcal, che bello. No. No. Mancano solo 3 ore e mezza e siamo quasi arrivati. Dai, bene. Ma infatti penso arriviamo che la grafica che sta alveggiando praticamente. Ma bella la grafica, a me piace un sacco. Sì, la mia è un po' pixelata, forse devo migliorarla un po'. Aspetta, sto prendendo la curva un po' troppo stretta. Anti-aliasing effettivamente. Sai che mi sono incollata qualcosa, però vabbè, facciamo finta. Tu ci sei, Sara? Sei alla curvona? Ok. Cercando
prenderla un po' larga. Sì, perché è abbastanza stretta. No, l'ho presa a cannone. La gomma. Pericolo di strada proprio. Ah, canto. Potete girare a destra, eh. Take me home. Ma io ho spento i fari. Ah, cazzo, dicevo. C'avevo i fari spenti. Ci sono anche gli hotel, Sara, vedi? Sì. No, ma io guarda le pale eoliche, che figata. Che figo. Olè, ormai vado una speditissima, guarda. Fianco, vado, vado. Ciao, Binius. No, perché purtroppo c'ho il tavolino troppo spesso e non lo posso fermare. Devo trovare un modo per fermarlo e quindi lo devo mettere qua così. E anch'io, sai che ho la scrivania molto spessa. Però vero, era, era preciso. Guarda, era proprio precisissimo. Io devo riprovare. Per me, guarda, per un millimetro non è andata, perché la mia è un po' più spessa del normale. Oh, ho sbandato un attimo. Vedi gli hotel, che figata. Come funziona se ci fermiamo all'hotel? Non vedo nessun hotel, però. Mi sa che dobbiamo pagare, tipo, no, il soggiorno. Ah. E penso che ci scali, no, sia il tempo che ci metti, sì, che tutto quanto. Probabilmente ti ha fermato la polizia, no? Non sei tu. No, non sono io, per fortuna. Avevo un'auto ferma lì con i lampeggianti. Figata, il camioncino fermato con la... Bello, è realistico. Realistico, sì, proprio a... Certo. Ho uno suonato. No, le scale, le marce. Asciugamani. Non ho messo le marce automatiche. No, pure io ce l'ho automatiche, cioè come la mia smartina. Sì, io devo solo mettere la retro e la prima. Cioè, metto folle, retro e prima. Sai che fa questo in mezzo alla strada, pazzo, furioso? 2 ore e 50 Dai, minuti. Ma questo. Questi sorpassano tutti proprio a cannone. Guarda là. Pazzi, cioè. Sembra i vecchietti, effettivamente. Un misto tra i vecchietti e Crudella Demon. Sono attaccata così, però. Dai, ma guarda questi. Mamma mia, i due allora. Ma io li passo a destra. Cioè, figurati se. C'è sto qui senza rimorchio che supera tutti i camion. Mi sta andando. Proviamo a superare questo. Mi sa che fa una cazzata. Se superiamo. Immagino che per andare avanti, esatto, bisogna far benzina. Perché adesso ci mettiamo tipo 3-4 ore. Quindi mi sta stringendo la strada il signore, oh. Sì. Sto sorpassando. Perché adesso stiamo guidando di notte. Quindi sono solo camionisti. Sì. Guarda il mulino. Adesso in corsia d'emergenza. Che bello. C'è un mulino. Era un'emergenza. Supera tutti. Oh, sto qui con sto rimorchio. C'è un camper. Levati. Ah, c'è questo che è il rimorchio. A bordo c'è il rimorchio. No, io c'ho un tizio senza rimorchio qua davanti. Che porca miseria. No, ma quanto sto? Scusa, sto a 90, vabbè. No, io sclero. L'autostrada ci sta. Guarda, non mi fa passare. Non mi fa passare. Delinquente. A me i camion mettono una paura. Comunque non so, perché sono troppo grossi. Mi viene l'ansia. Io sono delinquente davanti che non mi fa 90. Ah, c'è il limite. Sto a 100, tu lo vedi 100. Sto a 90. Cioè, questo mi costringe. Oddio. A manovre di emergenza. Perché non posso fare altrimenti. Vabbè, ho preso 87 multe, sicuro. Sono costretta ad una manovra d'emergenza. Cioè, se non si toglie, cosa devo fare? Mio Dio. Manovra di emergenza. Dove siamo? Forza. Big? Questi, non lo so, mi stanno ostacolando. Oh, forza. Forza. Via. Via, via. Oh. C'è l'autogrill. Non so se possiamo fermare. E niente, un altro. Ma cos'è? Oh. Ma solo nella mia strada non c'è nessuno. Ma sei tanto distante da me? No, ti sto recuperando. È che ho dovuto fare un paio di sorpassi a destra in corsia d'emergenza. Di manovre d'emergenza. Sì, perché porca miseria non mi facevano passare. Cioè, è una cosa inconcepibile, ti giuro. Sembra che la strada è loro, no? Altri 50 euro di casello. Si vola. Gantry row. Oddio, troppo veloce. Sì, in realtà io sto guidando la... Guarda questo che mi ha tamponato. Cosa urto con un altro veicolo? Mi ha tamponato! Era dietro di me! Non è vero!
Mi ha tamponato. Comunque ci ho preso, cioè 44 euro di caselle. Sara sta in bed, aspettiamo. Dio. Mi hanno tamponato, cioè. Ti hanno tamponato? Sì, ero qui che mi hai sentito che ho fatto brrr, così. Mi schifo, colpo della strega, ma lo denunzio. No. Allora, devo pagare. Col freno a mano. Pagare. Oddio, aspetta, che ho dovuto mettere. Mano. Aspetta, ho dovuto mettere questo qua. Perché di là mi andava. Ecco, mettiamolo qua. Allora. Cioè, sto viaggio mi è costato già 300 euro di multe, capito? In più, oppure l'incidente. Pure. Per notare che sei in negativo, ho quasi. Sì, sì, sì. Oddio, scusate. Ho preso. Siamo nella strada. Ma è chill. Buon pomeriggio, Mau. È assolutamente. Che non... Oddio, ecco, ok. No, 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 molto chill. Finché non fai gli incidenti e non ti incolli i caselli. Esatto. È bello, certo. E che c'avevo la visuale sbagliata, capito? È stato un rimorchio. Il tizio che mi ha tamponato il rimorchio. Mi ha tamponato il rimorchio. Cioè, guarda questo! Gantry, ma tu roll. Puoi andare con la roulotte di merda e metterti nella terza corsia con la roulotte di merda? Con quella roulotte! Oh, Sara, signore, si scansi, per favore! Non vede che c'è un camion? Io veramente non ho parole, sti poveri. Sti poveri. L'Île-de-France. Les enfants de la patrie. No. Jude de gloire est arrivé. Quando si gira. La tirannia. Curo Lili Robespierre. Guarda, 9.000, i miei 9.389 euro stanno scendendo per colpa di quello con la roulotte. Capito? Vedo un cacchio quello che è. Troppo buio. Sentito la signora dietro urlare. C'erano anche i bambini, probabilmente. C'è una signora qua dietro che ha fatto. Oh! Spaventatissima. Devo girare qui. Non capisco com'è messa sta strada. Sì, girare. Devo girare. Cioè, ho sentito l'urlo della signora. Oh, ma sei Sara, tu, Chiara? C'è un problema. Che è successo, Chiara? Hai causato un incidente? Guarda, c'è un problema, Sara, mi sono rifatto da quel che... Devo scendere? Allora, com'è che si parlava Oddio, con mi fa male lo stomaco. Come si fa? Si parlava Bibi? Com'era? Bibi? Come si fa? Com'era, aspetta, il pulsante, mi sono dimenticata. Bibi? Oddio, piango. X. Allora, devo scendere? Devo aiutarla a mano? Signora, la dov'è? Ha bisogno? Sto piangendo. Signora, guarda, io qua ho dei polpi che mi si sta scongelando. No, signora. Qua è un problema per i polpi. Io non so, appesa no, qua da un lato. Signora, mi vanno male i pisellini qua. Chiami il 911, chiami qualcuno. Pronto, aiuto, emergenza, rimuovetela dalla strada per cortesia. Ma come si fa ora a rimettere il camion in corsia? Adesso noi facciamo. Perché io ho i miei polpi da portare. Oddio, lagrimo. Ora mi invio. Allora, entrando. Che devo fare? Devo scrivere qualcosa qua. Convoglio. Si è fermato. Devo scrivere qualcosa qua. Bene. Bene. Ah, ma è proprio ribaltata, signora. Mi sono ribaltata, Sara. Non so come fare ora, devo scrivere qualcosa. Come hai fatto a ribaltare? Lo so, Come è successo? Sto ridendo da 3 ore, sto piangendo, non so perché. Ma è una curva neanche troppo stretta. L'ho presa troppo veloce. Non capisco la fisica di questa cosa. Oddio, aspetta, adesso mi sto incastrando male. F1. Combinato adesso, guarda. Alterna la modalità. Usa il cursore del mouse per controllare Rotor Version. Gli specchietti di sovietà. No, non è questo. Chiamo. Devo chiamare F7 e sarà fare carattrezzi. Davvero? No, vabbè, addio. Cioè. F7 mi dicono. Oh, questo ha capito. Forse che deve girare. Carattrezzi. Il servizio assistenza. Vai, siamo sotto di altri 700 euro, via. Niente, qua mi dice urto con un altro veicolo e continua a tirarmi giù i soldi. Cioè, ma porca miseria, mamma. Aspetta. Sarà vero. Non sarà vero qua. Oh, stiamo ripartendo. Aspetta.
Oli, sto partendo, delinquente. Ma guarda questo, oh, con le col marmo di Carrara. Niente, qua tutti passano. 12.000 euro d'età. Delinquente, guarda, pago io la multa. Disagio. In questo incrocio ho speso la bellezza di 1.000 euro di multe. Cioè, Sara, io sto sotto dei 6.800 euro. Come 6.800 euro? Sì. Ma siamo rovinate. Ma sono di nuovo da capo. No, no, 2 ore mancano ora. Come faccio a mettere il navigatore, scusa? F5, grazie, regà, veramente, grazie per l'aiuto, davvero. Ma Chiara, tutto a posto, tutto a posto, Sara, sono ripartita meglio di prima. I polpi stanno benissimo, li ho rigettati in mare. Hanno ripreso vita. Dove sono andata io? Ho sbagliato strada. Dovresti sbloccare il differenziale durante una guida regolare. Tu c'è il rischio di danneggiarlo. Cos'è? Cos'è adesso il differenziale? Mi sta bene, mar di testa. No, raga, sono finita in un cantiere. Ecco qua. Vabbè, porterò i polpi a merenda agli operai. Che devo fare? Ecco qua, vai. Oh, siamo di nuovo in carreggiata. Via, si vola. Io sono in un cantiere. Mi sono solo ribartata sull'autostrada. Che problema c'è? No, non si può, scherzavo. Non si, ma posso prendere la scorciatoia. E io da qua, come funziona? Prenderò... Praticamente, se io lascio l'acceleratore. Sì, vabbè, ma di marmo questi sportelli, queste robe. Io, ragazzi, mamma mia, stavo a piangere, giuro. Allora, no, aspetta, allora. Aspetta, ecco, infatti, perché qua abbiamo un rimorchio. Ho fatto troppo veloce, vedi? Questo è il problema, ecco perché mi sono accappottata, perché corro. Cazzo, corro. Io non so come è fatta a capottare. Non lo so. Ancora non mi spiego proprio la fisica del non lo so. Ero in curva a 90 all'ora. Oddio. Vabbè, ma non guardiamo, dai, che ci frega tanto. Ma sì, ma non guardiamo il pelo. Sono giusto un po' umano io in questo momento. Olè. Guarda là, recuperiamo tutto in velocità ora. No, non è qua, dritta ancora. 11%, qua i polpi stanno iniziando a mareggiare, non va bene. Sono lievemente in contromano. È qua? Sì, oh, spero di sì. Guarda che cazzo di strade. Cioè, sembra veramente il Snake. Quando c'era i Snake sul Nokia. Ecco, le strade sono così qua. Finisco sul ponte, sotto il ponte della circonvallazione. Chiara, basta. Per colpa del tuo incidente io sono rovinata, te lo dico. Adesso no. Tutto. La nostra azienda, la Ginepri S.P.A. deve chiudere. Ma no, perché? Si sono scongelati i polli? I polli, i polli. I polli. Nel frattempo sono diventati dei polli. Sono diventati polli. Esatto. Sono schiuse le uova, in realtà non erano dei problemi. Vai, stasera ti faccio 2 moscardini in padella. Vai, perfetto, era quello che volevo. Sì, sì, nome dei polpi che non siamo riusciti a portare. Ma allora, a me qui mi sta facendo girare in tondo. Io non capisco, mi sento un attimo perculata. Io non so dove sto, cioè non so che strada sto facendo, guarda. Ho un navigatore che mi fa fare una strada che non è quella. Quindi sta marmare qua, che è? Vedo una cosa di Monacora. Con la signorina e le chiedo qual è il problema. L'abbiamo rigettato in mare, sti polpi, sti polli. Che vuol dire che devo fermarmi tra i treni? Troppo. Che è successo? Cosa preso? Devi andare sul treno? Ma in che senso? Ah, ma sono sui traghetti! Ma quindi era giusto lì? Bisogna prendere il traghetto, Sara! Che bello! Andiamo al mare! Sì! Cioè, ma sì? Non sono sicura di aver ben capito. Dove sta la cosa rossa? Ne vai nelle strisce gialle? Ma c'ero prima nelle strisce gialle! Ma come? Gialli, gialli! A dire, però, A mare! Come mimo, mo mi fiondo con tutto il camion dentro al mare! Io sono una stagista qua, non ha detto niente nessuno a me. Adesso ci vado. Allora, quindi qui dobbiamo andare nelle strisce gialle. Io devo prendere il treno, tu sei sul traghetto, Chia. Tu devi prendere il treno? Come treno? Sì, a me mi hanno detto che devo andare dove c'è il treno. Ah, io sul traghetto. Ah, vedi che c'era effettivamente un simbolo. L'avevo anche visto prima, ma non avevo ben capito. Va. No, ma che devo salire qua? Ci siamo. Sì, addio. Vai, Folkestone, 35 minuti, 300 euro. Vai, prendiamo il traghetto.
giuro che è estremamente realistico, perché il coso gira, cioè gira come se lo prendeste nella realtà. Vibra uguale. Oh. No, no, ma mamma mia, mia ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Miei imbarco. Polpi ancora perfetti, sani. Abbiamo collaudati. No, mamma mia, raga, ho pianto, giuro. Dove era esplorata? Olè. Ok. No, sono in Francia, non sono in Inghilterra. Madonna, ma dritta, ma devo andare retromarcia, mi sa. Sei salita sul... dovresti sbloccare il differenziale. Ma io non ho capito dove vuole che vada. Poi io salgo, ma... questa strada non porta da nessuna parte, mi sa. Oh, abbiamo gli ultimi 44 minuti. Ah, sono in Inghilterra. Ah, perché ora siamo in Inghilterra, è vero. Avete ragione. Che ne so, io sta... dove cazzo va? Che ne so, a dove io sono andata? E quindi devo andare indietro qui, sì. Dobbiamo riandare indietro e scendere dall'altra parte. Quante manovre. Oh. Scusa, ma non ce l'ho io l'altro. Vedi, c'ho partenza, Calais e Dover arrivo. Eh sì, perché abbiamo dovuto prendere il traghetto dalla Francia, quindi sì. Perché Dover, esatto, è in Inghilterra. Imbarco. Quindi abbiamo fatto quel pezzettino. Fatto. Oh, ah. Oh, prima l'ho fatto e non me lo dava, perché? Ci ho fatto mille volte. No, ok, ora sì, ora ci sto. Ora ci sto, dove? Ora ci sto. Io sono quasi arrivato. Che bello! Andiamo di qua, a sinistra. Il treno che va nella manica. 9 minuti, ah, ci siamo. È bellissima sta cosa. Perché tu hai preso il treno e io ho preso la nave, vero? No, era... Io ho preso il treno che passa sotto la manica. Nel tunnel. Ho capito. Qual è la mia corsia? Sono... questa. Ma guarda questo! Che mi ha distrutto i polpi! Sto andando a prendermi un caffè! È pericolosa sta strada, ma... Okay. Ma si può fare? Madonna, ma c'è la guida al contrario! Oddio, sono in Inghilterra! Oddio! Oh! Ma mi sa che ho sbagliato, vero? Sinistra, che disastro! Ma è destabilizzante sta cosa! Mamma mia, meno male che ci siamo andati in aereo io al tempo in Inghilterra! La Vinaut era un casino, mi destabilizzavo totalmente, cioè, casino, raga, un disastro. Ma scusami, io i polpi agli inglesi li sto portando? Io non glieli voglio portare agli inglesi i polpi. Non posso decidere a chi fare le consegne, scusa? Se io li volessi portare in Danimarca, sti polpi? Chiara, tu sei arrivata? No? Ho sbagliato strada. Appunto, io sono francese, cioè io sono francese, non posso portare agli inglesi i polpi. Sì, non è proprio no. No, i francesi non ci portano i polpi agli inglesi. Scusa, devo rimanere in character, li portiamo in Danimarca. Perché devo stop engine? Perché devo stoppare l'engine? Cioè me sto incollà tutta la vita qua. Ma io, Chiara, adesso libero i polpi nella manica, infatti. Brava, mi sa che libero. Divento improvvisamente animalista e li libero. Via, polpini! Verso l'orizzonte, riproducetevi! Dovrei andare... Vedi, la strada è questa. Perché non me la fa? Devo andare qua, forse. Mamma mia. Ma quindi aspetta, se la guida è al contrario. Cioè, si sorpassa a destra, quindi, in Inghilterra. Immagino. Che burdel. Ah, un bel casino, eh. Guarda che adesso ho due auto cisterne proprio dove devo andare io, dove devo girare. Cioè, dimmi te se si può. Riesco a capire dove devo imboccare la strada, questo è il problema. Non mi si apre qua in sto luogo. Signore, dai, cioè, mi vede, niente, oh, qua non c'è una buon'anima che ti fatto fa passare. Fatto un delirio. No, io sono in torto, ma non è vero proprio mai nella vita, io non sono mai in torto. Sto portando i polpi. Cioè, già gli faccio un favore che li porto dalla Francia all'Inghilterra. Infatti. Dovrebbero ringraziarmi e darmi pure la mancia.
mangiava. Ma sto a guardare la mappa, ma come cazzo la si prende sta strada? Cioè, non la capisco. Sento una vittoria in fanfara. Forse è qui? Oh mio Dio, che ansia. Cioè, dovevo fare solo sta cosa, ho fatto una cosa difficilissima. Benissimo. Oh, è vero, devo andare a sinistra. No, a me sta roba proprio che devo andare a sinistra non... Cioè, ti giuro, mi destabilizza veramente troppo. C'è tutto, cioè, la rotonda dove devi girare è tutto. Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Che ansia. No, io non guiderò mai nella mia vita in Inghilterra. Cioè, proprio non voglio con tutta me stessa. Tremendo, tremendo. Io sono stata in macchina in Inghilterra. Cioè, i miei zii che sono di là. E ogni volta mio zio, che è abituato a guidare qua in Italia, in Inghilterra fa difficoltà. No, ma che c'è il traffico? Ma supera tutto. Oh. La visuale interna. Allora, forse sono quasi arrivata alla zona Polpi, Sì? Sì, ma non lo so. Mi mancano 5 minuti, Sara, cioè sono vicinissima. Il problema è che... Sono occupata a guardare il verso giusto. Oh mamma mia, che fatica, ragazzi, mamma mia. Hai trovato un'agenzia del lavoro, qui è possibile assumere autisti che lavoreranno per la tua azienda. Fantastico, così guidano loro. Giusto. Sì, facciamo guidare loro. Vai, quasi arrivata. E ci siamo. Ma oddio, ma pure qua se guida a sinistra. No. Ah, curo lì, lì, eccoti. Oh. Ti vedo. Vedi? Vedo, ma sì. Ma arrivati insieme, guarda, incredibile. Quasi, sì. Siamo arrivati insieme. Nonostante io abbia fatto 6 giri praticamente in tondo, siamo comunque arrivati. No, vabbè, insieme. Tu non hai idea di come mi sono incartata io, guarda. Il cliente si aspetta che la sua merce arrivi presto. Assicurati di fare in tempo. Ma io sono qui. Signore, i polpi! I polpi, signore! I polpi, signora! I polpi, signore! Non ho capito qua come. Ok, let's go. Allora, let's go. Dentro. Strano comunque, guida storta così, A mondo devo andare io qua. No, aspetta, madonna. Scusami, no. Come si entra? Parlare dietro un rimorchio è impossibile, cioè. Non vedo dove si entra. Allora, aspetta. No, raga, ma da dove si entra? Scusate, Sono sbagliata. Ma perché deve essere sempre così difficile? No, ma guarda, io sono entrata, ma adesso non riesco però a capire dove devo andare, perché no, non farla rete, non niente rete. Aspetta, faccia rotatoria, famo prima. Porca. Allora, a parte che non si vede niente, buio, cioè potrebbe sorgere il sole, dovrebbe essere qua, vedi? Sì, eccola Sara, la vedo. Da dove si entra però? Non capisco. Da beh, qua io forse. L'entrata giusta, ma adesso ho delle difficoltà a parcheggiare. Allora, eccola. Avanti. Oddio, sì, siamo arrivati. Aspetta, che... Aspetta, qua. Oh mamma mia, ragazzi, che impresa epica. Ecco qua. Chiare. Mamma mia. Perfetto. 7 ore per arrivare a sto posto. Mi dispiace, fretta. Vai. Cioè, veramente. Madonna, ho sudato. Ci credi che ho sudato? Cioè, sti polpi proprio non andavano consegnati. Gli antichi polpi. Antichi polpi messo. Sono stati portati in salvo. Dai, meno 3.000 adesso, dai. Ne abbiamo persi la metà nella manica, però qualcuno Gesù. È arrivato da Inghilterra. Che fatica, polpo, polpo c'è. Ho 11.788 euro, quindi finché i soldi iniziano a salire vuol dire che va tutto bene, dai. Infatti c'è i miei che stanno sotto. Mi prende l'acqua, va. Sì. Vai, allora. Offerte di lavoro. Facciamo l'ultima, cerchiamo di prenderne una che non sia un'impresa epica. Mi piacciono le susine. No, aspetta. Allora, da Dover a Bruxelles. Vai. Ti piacciono? Se no, aspetta, vediamo. Cos'è che abbiamo? Ma le susine, Prato a rotoli. Cipolle, bastoncini di pesce, angurie, pallet. Di Capitan Finn. Maiale, imballaggi usati, formaggio di capra. No, dai, ci sta. Andiamo di susine. Susine, vai. Accettalo. Quindi, che cos'era? No, ok, siamo già lì.
dicendo? Offerte di lavoro. No, come si faceva, raga? Scusa, mi sono sbagliata. Dove è che doveva andare? Mi sono scordata. Convogli. E allora, devi andare in... No, sì, in convogli. E dovrebbe far vedere, cioè dovresti vedere il lavoro che ho fatto partire. Quindi lascia sessione, unisciti a convoglio. Buonasera, Animulara. Quanto l'ho pagata? Sessione Guroliri, vediamo. Ah, ecco, sessione, eccolo, ok, mi sfuggiva questo. Susine da Dover a Bruxelles. Visualizza e prendi lo stesso lavoro, ok? Accetta lavoro. Questa è la live per la festa della donna più difficile che io abbia mai fatto. Ma allo stesso tempo più divertente, Chiara, sai? È vero, è vero. Sicuramente non la dimenticheremo facilmente. Non la dimenticheremo facilmente e credo che neanche i nostri spettatori dimenticheranno no. questo giorno. Oddio. Se volevamo far rimanere impressa questa celebrazione femminile, di sicuro questo è il modo giusto. 84 anni di sub, pazzesco. Ok. Ci sei tu, Sara? Sì, sì. Io non so dove sono. Ma devo andare a destra? Aspetta. Sì, mi sa che devo andare a destra. Io tra l'altro non vedo veramente niente. Ah, sì, vedo te. Ecco perché non partivo. Sto a fa... Ah, ok. Ok. Se, mi vedi? Io non vedo te, per questo che non so. Io sono dietro di te. Ok, l'importante è quello. L'importante è che non ci prendiamo. Ok, let's go. Let's go. Okay, oddio. Mi sono scordata che si guidava a sinistra. Pure io. Stavano addosso a sta signora, porca miseria. È un casino veramente questa guida a sinistra. Che disastro. No, vabbè, ma qua diventa ancora più difficile. Le luci, vabbè, dai. Le luci L. L. Ok, vai, le luci le abbiamo. Tutti invertiti. Oh, finalmente sta a fa l'alba. Ti ho invertito pure la guida. Oddio, che strana. Sì, siamo in Inghilterra. Ah, sì. Signora, le susine, signora. Le susine. Mia madre mi diceva sempre: quando mangi la prima susina dell'estate, esprimi un desiderio. Oh, che carino. Vediamo quante bambine e bambini accontenteremo con le nostre susine oggi. Siamo un po' Babbo Natale della situazione qua. Sì. Però di farla giusta. Oddio, che strano, ragazzi. Mi comunque. Delle susine che esaudiva i desideri. Però devo dire, cioè, ti pratichisci a guidare così, Sì, io mi sento molto più pratica di prima, certamente. Guarda, se mi metti su un camion vero non sento la differenza, chiaro. No, intendo quella strada a sinistra, cioè destra. Ah, ok, no. Sinistra. Io non mi... No, trovo. London! Andiamo a Londra! London! A London! Ma che sto contro mano? A portare le susine a London! Ma non mi dica che dobbiamo riandare il traghetto, ti prego, voglio morire. Non so perché, raga, mi ha messo la mappa dall'altra parte. C'è un problema, Watson. C'è un grande problema, Watson. Qual è il problema? London con l'H, mamma mia, ragazzi. Cioè, non scherziamo perché c'è gente, London. Veramente. London. Sì. London. Sul sito dell'Alitalia una volta c'era una che aveva scritto London con l'H. Sul serio. Londra. 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 Niente più bello, i polpi, raga, basta. I polpi li abbiamo liberati. Sì, sono riprodotti, stanno bene. London, è l'apostrofo London. Davvero, raga, non scherziamo, l'hanno scritto sul serio. Sono riuscita a scriverlo sul serio. Sì, c'era un tizio, mi pare, ai provini del Grande Fratello. Ah, sì, brava, pure lì, si è visto. Gli fa, come si scrive Londra? L'apostrofo Londra. Molto bene. No parole, bello, guarda. Italiano raggiunto. Oh, guarda questo che porta. Cosa oddio, sta piove. Quei cannoloni. Io non ho ancora capito come si deve, si accendono i tergicristalli. Cristralli. I tergicristi. Qui non si vede niente, ragazzi, aiuto. Il tallone da killer. Sì. Da killer. Non vedo nulla. Sta piovendo anche da te, Sara. Cioè, sei dietro con da me, quindi. Ma forse con T. Con no. T? No, ti no. Provo U. No.
culo. Boh, come so si dice tergicristi in inglese? È P? Sì, oh, minchia, finalmente. Da me non piove, esatto. Cioè, ma come da te non piove? No, da me non piove. Oh, guarda che bello ora. Madonna, che realistico. Oddio, oddio, oddio. No, io non riesco più a fermarli, però, adesso. C'è un problema. Non si fermano più questi tergicristi. Tappi, pipi. Tergicristals, okay, si dice in inglese, proprio così, ok. Proprio tergi, soprattutto. Tergi, tipico verbo inglese. Tergicristals. Sto male. Da me non piove, raga, no, no, io... Da me i goccioloni proprio a go-go, guarda là. Ma perché io sono più indietro, da me c'è un altro clima. Mannaggia. Oddio mio, mi devo ricordare ogni volta che... Sto andando troppo veloce. Ah, adesso piove anche da me, guarda. Ecco, vedi, pensavo di avere la nuvola dei fantozzi. Sì, ho raggiunto... Che bello, che relax con la pioggia. Vero? Sì. Troppo bello. Bellissimo. Strada sdrucciolevole, stai attenta a prendere curve lente. Acqua planning, ecco qua. Acqua planning. Attenzione che belle susine che si ammaccano poi, eh. Psst. Non si vede nulla, raga. Ok, no, piano alle curve perché sennò mi riaccappotto come prima. Che veloce sti tergicristallo. L'hai accesi i tergicristi? Cristals. Accesi. Okay. Anche mandati belli spediti. Porca miseria. Oh, qua c'è acqua planning sul serio, eh. Ma fate dei versi strani sto camion, effettivamente. Perdo il controllo. Arrivo a 200. Carino, il maestro. Mentre io qua il camionista vero che mi dà le dritte. Bello. Wow, grazie. Thank you. Euro goodies. Io c'ho davanti un altro camion. Glielo diciamo che con la Brexit non glielo possiamo portare le susine. È vero, basta susine, cioè. No. Avete voluto la Brexit? Volevate la Brexit? No, le susine. Attaccate. Import-export? Finito. Non c'è più. Abbiamo smesso. Organizza la pioggia, esatto, Smith. Pazziale sta cosa. Eh sì, va, Ma ti giuro, è uno dei giochi più fichi. No, no, è veramente ben fatto. Cioè, non so che gli è venuta in mente sta cosa. Ma infatti ho capito perché è così popolare. Cioè, effettivamente, tanta gente ama Euro Truck. E sì, uno sì. Magari dice, ma perché qualcuno dovrebbe amare, non lo so, guidare dei camion? È veramente figo. No, no, è veramente figo perché riproduce tutta l'esperienza proprio. Sì. Sì, poi col volante è un'altra cosa, sì, ragazzi. Cioè, questo è da far col volante. Dopo mandatemi la clip dell'impaltamento. Anche i polpacci. È vero. Eh sì, perché stai lì col piedino. Sì, qua facciamo braccia e polpacci. Ecco, cioè, qua siamo, cioè, ho trovato un modo per stare a giocare. È vero. Un po' di attività fisica che non guasta. Perché comunque sto seduta. Infatti. L'hai ricomprata tu una volta tipo la biciclettina sotto, mi ricordo. Ce l'hai? Sì, quelle giornate quando farmo tanto me la metto sotto perché sento proprio che la sedentarietà non va bene. No. Sono 2 anni che lo dico a tutti che Euro Truck è una figata col volante. No, ma sono d'accordo. Sì. No, ma è veramente bello. Cioè, è un'esperienza proprio totale. Guarda che roba. Beh, col volante è realistico. Nel senso, dai, che comunque ti riproduce l'esperienza. Ovvio che non sarà mai uguale. Però, ci va molto vicino, dai. Dai, cioè ti ricrea un po' l'esperienza. Ci sta. Sono vestita da... No, non è una coincidenza che io sia vestita da camionista. Tra l'altro Chiara ha scelto la Miss da Boscaiolo, quella proprio classic. No, classic, da, sì. Camionista americano. Esatto. E io invece ho fatto il camionista, quello un po' più tamarro, un po' più metallaro, quello che ha i teschietti appesi al tergicristallo. Al tergicristallo i teschietti, no, volevo dire allo specchietto, retrovisore, non so. Quelli, no? Io ho gli Arbre Magique alternativi. Ma c'è traffico o cosa? Cioè, non capisco. Andiamo, sorpassiamo questi che stanno a fare. Che stanno a fare questo? È una svolta pericolosissima, hai molto ragione, molto vero. Noi non abbiamo tempo di aspettare perché le susine prendono il caldo poi e si ammaccano, quindi noi superiamo. Mi sei dietro? No, Sara, sì, superiamoli. Non so cosa stanno facendo, hanno fatto il CID probabilmente da un incidente, non lo so. Sì, sono lì che
ti raccontano aneddoti della strada. Noi proseguiamo. No, che profumo di morte. Mi non ho capito perché mi vibra la strada. Però c'è. Ma è senso unico questo, voglio sperare, perché. Spero anch'io, sì, tratteggiata. Tratteggiata. Sì, spero. Sì, c'è. Cioè, terzi cristi possiamo togliere. No, è sicuramente senso unico, c'è la. Ok. Spartiacque. Oh, si vola. 130. Mi avrebbe ribaltato. Vai. Si vola Martin Garrix. Meh. Cioè, che comunque l'esperienza non è totale se non mettiamo in sottofondo la musica di Tokyo Drift. Anana, fate furios. Fate furios. Tu cos'è? Oddio, ci sono delle macchine ferme qua, c'è un problema. Hanno fatto un incidente? No, vabbè. Ma sto male, ma sì, quanto realistico. Guarda, fermi qui, va bene, la polizia. Guarda, guarda le auto degli inglesi. Quelle auto color schifo. Mettiamo la freccia. Potrei anche smettere adesso. Sì, io pure l'ho tolti, un po' in ritardo. Spazzole, un disastro, raga. 50 euro di spazzole, nel cesso. Channel tunnel. Mi prendo un tunnel. Perché non c'è la strada? Prima o poi scoprirò come guardare a destra e a sinistra. Ma non è così. Ma mi sa che dobbiamo imbarcare anche adesso. Che cos'è sta roba, Sara? Sì, dobbiamo. Quello è il treno che ho preso io. Ah, il treno? Sì. E che dobbiamo fare? Dobbiamo io prenderlo. Vieni. Circolazione contromano. Ho preso una curva un po'. Troppo rapido, un pochino. Ragazzi, più rapidamente, ma che ne so di quello io, che, ma che ne so io. Volevo fare, ma l'importante è che ci siamo, dai. Vai. Ok. Oh, attenzione. Sa che posso girare. Mamma mia, ragazzi, però ste curve sono tremende. Stavo per ribaltare. Ok, è giusto, meno male. Io sono arrivato. Ok. Vado da Folkestone a Calais. Torniamo in visto. Bene, allora adesso qua sarà complicato con la retro, eh. Ok, ok, ce l'abbiamo. No, sta roba delle marce qua sul volante è spettacolare, mi sto divertendo un botto. Oh, via. Partire. Basta, furia. Oh. Io sono ripartita, te ci sei? Oh, non ti vedo. Ok. Devo uscire da qui? Sì, bisogna fare tutto il giro. È quello che ho fatto io prima. Madonna, che bella giornata in Francia. Wow. Addio, clima uggioso e grigio. Ma retromarcia ora qui? Dell'Inghilterra. Ok. Sono giusta, no? Sei partita due volte? Ferma, sono partita due volte. In che senso? Cioè, sei partita e ritornata indietro? Ma che cazzo ne so? Non lo so. Allora. Dove sei arrivata tu? A Folkestone? Sì, no. Noi arriviamo da Folkestone, noi dobbiamo andare a Calais. Ah no, ok, arrivo a Calais, ok, Calais. Vediamo. Come si dice? Calais. Calais? Sì, sì, ci sono, ok, ora ci sono. Sono partita e ritornata. Oh, e qui la guida è tornata ad essere umana. Ah, ecco, ok. Oh, ops, cartello. Bene. Allora, io ti aspetto fuori... Anzi, sai cosa? Mi fermo al primo autogrill e t'aspetto. Vai, ok. Così provo anche l'esperienza autogrill. Sono quasi a Parigi io. Bel 900 euro di viaggi e si vuela. Sì, vai, ci fermiamo all'autogrill così proviamo l'esperienza autogrill. Io non so dove sto andando, perché è tutto arancione qua. Non so se sto andando nel posto giusto. Forse sì, forse no. Devo dire non essere portata per il sim racing, ma mi mancava Eurotrack col volante, quindi a destra, ok. Ho una nuova vocazione. Forse è giusto qui. Yes, vai. Beh, io mi sono immessa per strada qua, sono in... Io sto provando, dovrebbe essere giusto, sinceramente, però ok, sembra di sì. Che poi, guarda, mi dispiace che ci sia il copyright, perché da provare l'esperienza con la radio è sì, una cosa, Dio figo. E vabbè, ci facciamo la radio noi due. Sì. Eccola, la vedo la strada. La vedo.
intravedo il tuo nome. La zona est presenta un po' di traffico nel pomeridiano. Oh, finalmente siamo tornati con la corsia normale pure. Il cielo. Dobbiamo andare a sinistra. Limite di velocità. Ho preso una multa. Ecco. Oh, ho preso una multa solo in sto tragitto. Ah, una all'inizio. Io non so più neanche quante ne ho prese, Gal. No, io ho preso solo due. Adesso mi ero abituata alla guida inglese, ragazzi. Infatti, no, strano. Sul passo a sinistra. La mappa è sotto questo la mia volante è qualcosa di stupendo, la mia videocamera, ragazzi. Non so per quale motivo l'ha messa da questa parte. Cioè, c'è pure il servosterzo, ragazzi. Non so se posso metterla di là. Me l'ha come spostata. Come si vola. Qua la polizia. Sì. Come se vuela. Un restringimento di corsia. Comunque io volevo fermarmi al primo autogrill, ma tu sei ripartita, sì? Sì, sono nella strada, ma non vedo autogrill, però. No, non ci sono autogrill, infatti. Mm. Volevo fermarmi all'autogrill, ma non ci sono autogrill. Guarda, c'è il primo bed and breakfast adesso. Allora sta a meno 100k. No. Con questa mi sono ripagato tutti i debiti, vai. Questa. Anche il flying simulator con la cloche deve essere tanta roba. Tra l'altro, esatto, con i due schermi. Figo. Sì, sarebbe estremamente figo. Si lavora per pagare i debiti. Alimentatore. Ma pensavo che l'alimentatore fosse per la Play. Perché sai che alcune cose, quando le attacchi al PC, si autoalimentano. Quindi, siccome non trovavo il buco per l'alimentatore, ho pensato magari sta alimentatore è aggiuntivo se lo attacchi alla Play. E invece no. E infatti, no, per quello che non mandava. Vabbè, raga, sono rincoglioni. Che video. Siamo a porca ferri. Basta queste ferri, non ne posso più. Mi sa che sto andando un po' troppo veloce. Sono attaccata al volante come tua nonna. Scusa. Io pure sto così, guarda. Non vedo più Sara, però. O sta troppo lontana, cioè troppo avanti. Guarda che adesso mi schianto per far la bulla. Figa. Ok. Peso, non arrivo ai pedali qua. Allora, questo camion mi fa passare? Oh, adesso faccio un po' di... Come si chiama lì? Cat grill? Cat fishing? No, cat calling. Cat grilling. Ehi bionda, cat grilling. Dagli pure una suonata, così capisce che stai a parlare con lei. Vai. Bionda! Ti va una susina? Non ha gradito la susina, molto più ganza così, guarda, così ganza. La mano sola. Cat sitting così, cat gli vai di una mano. Country road. Si porta benissimo. Vai, ho conquistato Jessie con una susina. Brava Jessie. Sì, che sai cosa vuoi dalla vita. Un po' stravaccata. Se avessi anche due susine in questo momento me le girerei fra le dita. Raga, sembra veramente, cioè, reale sta cosa, sul serio. Vedere proprio così, guarda. Anch'io, proprio preciso. C'era un autogrill, però boh. Direi di andare dritti perché manca solo 2 ore e 40 e si vola. Attenzione Jessie, perché effettivamente le susine non vanno proprio bene per la sitichezza, quindi passerei probabilmente alle albicocche. Ma è più un incidente su questa autostrada, è solo un incidente. Sì, ma ci sono simulatori e simulatori. Questo, giocato con il volante, sembra più reale di quello che non dovrebbe essere. No, questo, guarda, è il punto. Questo è spaziale, cioè proprio. Cioè, è proprio un'altra giocato vita, a tanti così. Simulatori, ma questo è veramente. Sono d'accordo. Bello. Mi manca quello lì degli aratri. Il farm simulator. Ah, carino pure quello. Quello deve essere interessante, quello lì con l'aratro. Tra l'altro mi piacerebbe usare l'aratro col volante, cioè sarebbe. Capito, infatti ora che c'è. Sì, adesso voglio usare il volante per qualsiasi cosa. Chissà se su GTA. Sì, forse anche su GTA si può usare. Probabile, mi sa che dobbiamo rallentare. No. Perché... Sai ruolare su GTA col volante? Col volante, sì. Sarebbe bello tipo fare, che ne so, un personaggio che fa il tassista o il camionista, davvero. Esatto. Pure Goat Simulator, però comandi la capra col volante. Oddio. Mi sembra sono colata tipo... Quentin Tarallino usa il volante per giocare a LOL, chiaro.
qualsiasi cosa. Ma poi devo fare una run con Elden Ring col volante per forza, ragazzi. Cioè. Sì, sì, proprio proviamo col volante. Bisogna provarlo. Secondo me è proprio d'accordo. Madonne per 12, proprio per 10. Amplificated. Come zarrata, ma questa è la nostra festa della donna alternativa. Cioè. Ma portare Susina in Francia, no, cioè voglio dire. Aspettavate sta live, però. Non avresti mai potuto. Non so, vi aspettavate, cioè no? Dovevamo fare le conformiste, arrivare circondate da mimose? E no, invece, visto. E parlare di trucchi, magari, non so. Parlare di trucchi, invece, invece no. Visto. Susine, polpi. Susine, polpi, ormai liberati in mare. Camion ribaltati. Camion ribaltati. E si ormai vola. Si vola. cos'è? Vi aspettavate, no? La cosa solita, invece. E l'ha subito. Sinistra. Oh, Gesù. Esatto, tu immaginami Fuyu, tipo, hai presente la bionda di American Beauty? Però in una vasca piena di susine. Qualche polpo, giusto? Beh, sono tante susine che manco galleggiano le susine, vanno a fondo. No, solo susine, solo e susine. Qualche polpo. Wow. No? E io faccio l'angelo in mezzo alle susine. Veramente wow. Comincio a vedere la civiltà qua, palazzi, stazioni, let's go. Oh, mio Dio, no, la polizia. Ci siamo qua. Polizia. Agente. No, vi giuro ragazzi, non mi aspettavo se ribaltava il camion, cioè. È vero che ma di nuovo che... No, non ora. Ah, cioè, okay, ma no, prima è vero che ero leggermente in velocità in curva, però dico vabbè, dai, è un gioco, ti pare che si ribalta, cioè ribaltato. Leggermente in velocità. Bellissimo. Lievemente sopra il limite consentito dalla legge. Io qua sto andando pianissimo, non so, c'è sto signore pensionato che non so che problemi ha. Fai il dito medio. Aspetta, gli suono. Perché vedo la freccia che va, cioè sto in contromano? Pumpkin. Sembra strana sta cosa. Oh mio Dio. Eccola la poliz. Andiamo piano che sennò ci fanno la multa. Signora Chiara, possiamo riaprire l'azienda delle sue linee qua. Bene, molto bene, passo e chiudo. Attenzione perché potrebbe esserci un ingorgo sull'A14. L'ho visto, era l'incidente? Non l'hai causato tu, giusto? No, stavolta no. Molto bene. Sto cosa dire della trasmittente è bellissima. No, è fantastico. Ma persone così all'autostrada, pazzi, cioè rischiano la vita. Guarda che campagne, guarda, che bello. Oh, forse, è che forse 42 minuti. È tutto minuti. Dritto, dai, sì, io c'ho un'ora, insomma, sto là, ecco. No. Ma infatti, Soldier Cloud, tra l'altro, parlando con i ragazzi, abbiamo scoperto che ci sono un sacco di autotrasportatrici. Aiuto. Guarda. Quindi diamo una voce alle autotrasportatrici, eh? Sai, voglia. Si dice, no? Guarda qua. Sai spesso quando si dice a una ragazza, ma sei una buzzurra, ti comporti come sei una camionista. Beh. Esatto, volevate le camioniste? Ecco, hai visto? Perché anche le camioniste possono guidare. Ecco, con eleganza. Esatto, con eleganza soprattutto. Con eleganza. Cappottandosi e prendendo multe a go-go. Cappottandosi, ma sempre. Sempre con eleganza. E sempre con, come si dice, quando sei con savoir-faire. Certo. Vivo dalla Francia, quindi devo in francese. Cosa sono degli UFO quelli là sopra? Vedo delle cose nere che volano ogni tanto. Io guido benissimo, guido. Cosa volete insinuare? Può capitare che uno si ribalta un attimo in curva, ora o per una cosa che è successa. Questa cosa passerà alla storia. Se neanche un cazzo live. Ho fatto, guarda. Sì, best live. Ringraziamo Logitech per questi volanti che ci davvero hanno permesso questa meravigliosa live. Davvero, io da prima che dico che sono veramente hypata, è stato tipo uno dei regali più belli della vita. Sì, no, è spettacolare sta cosa, cioè.
Sono felice quando le aziende vengono dietro alle, ai nostri deliri. È vero. Sì. Wuselle. Oh, vedo Sara. Finalmente vedo la scritta di Sara. Oh. Dietro a te un sacco. Siamo recuperati. 27 dai. Minuti. Oh, sì, vedi? Sono arrivata. Io sto parcheggiando le susine. Ci hanno permesso di ribaltarci. Country Road. Sta canzone ormai c'ho in testa, ragazzi. Niente. Senti, ma oggi sarà tutto Country Road. È finito. Allora, io addirittura provo, me la sento e provo addirittura a fare un parcheggio. Incredibile. Ah, guarda, vabbè, è andato qua davanti, dai, è fattibile. Il parcheggio è fattibile, sì. Ma sì, cioè, io retromarcia sono. No, a volte me ne dava alcuni che non erano proprio fattibili. Col camion è impossibile. Da fare il retro. Ah. Ok. Vai, mentre tu arrivi, io parcheggio. Ci sono, Sara. Sono quasi arrivata. Non mi schianto prima in curva. Oh, pure verde, mamma mia, la fortuna è dalla mia parte oggi, Uno. È proprio dalla mia parte. Così. Ok. Vieni dietro. Ok, allora, devo mettere così perché sennò... Ma Bruxelles. Bruxelles. A Bruxelles. Bruxelles esplorata. È verde, ragazzi, forza. Mi sono persa dove era il parcheggio. Allora, trovare l'entrata di sti cosi è sempre un'impresa. Veramente un'impresa. A sinistra. Oh, e invece stavolta è stata un'entrata abbastanza. Io che non, il problema è che non vedo dove. Sara sta cercando di parcheggiare, immagino. Sì, sto provando, mi sto cimentando. Prendi l'area di scarico. È tosto il parcheggio. Allora, se mi metto... No, sai qual è il problema? Che la retromarcia è un problema. Proviamo a metterci dritti. No, non è vero, non ce lo fa fare, me sa. Guarda, così vedo. Se io ho rubato il posto a Sara. No! T'ho visto! Che mi hai rubato il posto! Ma non so perché ci segna lo stesso posto, cioè... Vabbè, dai. Andato ormai. Ho segnato lo stesso posto. Ho recuperato i soldi in debito? Vabbè. Come i veri buzzurri, proprio. Ti rubano il posto. Ti ha rubato il parcheggio, hai capito? Carichi fragili, direi di no. Guida economica, ecco, questo fa per me. Applica. Veramente figo sto gioco, guarda. Veramente figo. Allora, aspetta. Senza ritegno. Sì. No, Lily, dove ti sei messa? Ah, niente, guarda, mi ha tolto tutto. E devo andare a prendere mia sorella all'università che è rimasta a piedi. Ah, vabbè, dai, tanto abbiamo finito. Poverella, guarda. Sì, no, ci siamo. Sono andati anche over 9000, proprio, guarda. Era troppo bello. Ah, fighissimo. Ora ho 300 euro, meno male, sono positivo 300 euro, dai, è finita... Tutto è bene quel che finisce bene. Ah, comunque era Quad Track SNC il mio. Lo metto dritto. Era bello. Precisa. Precisissima. Incredibile. Allora. Oh, esperienza. È stata una bellissima live. Un'esperienza. Stiamo facendo tutte esperienze nuove insieme. Io non avevo mai portato il camion. Tu non avevi mai fatto la coop sul The Ring. Abbiamo fatto tutte esperienze nuove. Sì. D'accordo, abbiamo fatto proprio dei primati interessanti, direi. Sì, in questo ultimo periodo. La Susina e Polpi si è veramente volato. Sì. Oh, grazie, Chiara. Mi sono grazie a te, Sarina. Grazie a te. Grazie. Un bacione, Sarina. Buona continuazione. Ciao, e ciao a tutti. Un bacino. A presto. Ciao, ciao.